benvenuti, grazie per essere ancora qui in questo terzo momento delle giornate di studio per ricordare l'architetto Luciano Roncalli. Ringrazio veramente perché siete stati fedeli anche oggi a essere qui con noi. Come ho detto la scorsa volta, come Società Storica abbiamo intensamente voluto queste giornate per ricordare il professionista, ma soprattutto per noi della Società Storica, lo studioso e il docente. Noi Società Storica abbiamo un ricordo particolare, io poi in specifico. L'architetto Roncalli è stato uno dei soci della prima ora alla Società Storica e non ha mai mancato di dare il suo contributo anche solo in partecipazione, in sostegno alle attività che si facevano e che si fanno ancora oggi. In Biblioteca Statale avevamo inaugurato il 25 ottobre la bellissima mostra, posso dire, curata da Marita Brignani e Francesco Cignoni, in cui sono state esposte le più significative pubblicazioni di Luciano, a cui sono state affiancate le fotografie di Luigi Briselli, che collaborò sempre con l'architetto Roncalli. E anticipo che queste fotografie che sono state ristampate per l'occasione a mostra chiusa verranno donate alla Biblioteca Statale proprio in ricordo di queste giornate in memoria appunto di Luciano Roncalli. In questi due pomeriggi, il 26 e oggi, i relatori, molti hanno lavorato con Roncalli in progetti di ricerca e in pubblicazioni, hanno riflettuto e rifletteranno appunto ancora oggi, ognuno dal proprio punto di vista, su alcune delle numerose tematiche oggetto di studio. Naturalmente gli interessi erano così tanti che abbiamo dovuto fare una scelta. E appunto avremmo potuto fare anche un terzo pomeriggio, però abbiamo preferito limitare. Speriamo che nel prossimo anno di riuscire magari a pubblicare gli atti di queste giornate, perché io penso che è sempre meglio lasciare nero su bianco. Visto perché poi uno dice bello sul momento, però poi ci si può scordare di interventi interessanti e importanti. Un saluto naturalmente e un ringraziamento al professor Paolo Carpegiani per essere qui con noi, professore emerito del Politecnico che ha accolto la nostra proposta a essere qui questo pomeriggio. Avrebbe dovuto esserci anche oggi l'avvocato Giovanni Gagliardi, vicepresidente della provincia di Cremona, con delega alla cultura, che c'era già la volta scorsa, ma un impegno l'ha trattenuto a palazzo. Abbiamo con noi oggi la professoressa Giusi Villari dell'Istituto Italiano dei Castelli, che la volta scorsa non aveva potuto, però ci aveva mandato un saluto che io avevo letto. Ci è sembrata molto importante questa sua presenza perché l'architetto Roncalli era il delegato, come dirà poi, per la provincia di Cremona dell'Istituto dei Castelli e con lui, come ha ricordato molto commossa, devo dire, l'assessore Barbara Manfredini la scorsa volta, abbiamo lavorato proprio sulla tematica delle città castellate, murate e castellate. E con noi ancora anche l'abate di Casal di Santo Stefano, Don Claudio Rubagotti, e la rappresentanza del comune di Casalmaggiore, l'ingegner Rossi, a rappresentare appunto l'amministrazione comunale di Casalmaggiore. Io non mi voglio dilungare perché chi mi conosce sa che sono un po' a volte mi perdo, quindi
rinnovo veramente i ringraziamenti a tutti, perché per noi è stata una lunga camminata, dico per noi perché in questo noi ricordo la professoressa Sonia Tassini e l'architetto Elisabetta Bondioni, che, con cui ho condiviso la progettazione e con la famiglia Roncai, ancora oggi presente, la signora Claudia e le figlie Francesca e Chiara. Ecco, io ripeto, sono veramente soddisfatta, anche se l'impegno è stato notevole, però la vostra presenza, specialmente oggi, ci dà conforto. Come società storica, voi sapete chi, due parole su di noi, abbiamo appena concluso, in realtà abbiamo concluso l'anno scorso, un lungo ciclo di incontri sul tema degli antichi monasteri. A Cremona c'è questo grande comparto di ben 5 monasteri, uno attaccato all'altro, monasteri di clausura, monasteri femminili. E abbiamo deciso dedicarci allo studio di queste realtà, e sono in corso di pubblicazione gli atti e in corso anche di studio il progetto per dedicarci su un monastero particolare, quello che oggi è a Cremona, è l'oggetto così di curiosità, soprattutto perché è stato restaurato, ed è il monastero di Santa Monica. Credo che con l'anno nuovo riusciremo a partire, i relatori che sono qui presenti non lo sanno ancora, ma insomma io cerco sempre di prevenire, e partiremo con questo, anche qui sarà un lungo cammino di studio del monastero di Santa Monica, che è stato aperto a metà ottobre per le giornate Fai d'autunno e che ha riscosso veramente tantissimo interesse, proprio perché è un unicum, è un monastero, non è un monastero diventato caserma, rimasto chiuso per secoli. E quindi avremo questo che ci concentrerà. Però, ripeto, avremo la pubblicazione degli atti del primo ciclo di conferenze. Io chiudo e passo la parola al professor Carpegiani. Ah no, alla professoressa Villari. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, certo, siamo lontani. Sono veramente contentissima di poter intervenire in questo incontro, e mi è dispiaciuto veramente moltissimo di non essere al primo. Di Luciano Roncai sapete tanto, lo conoscete. Devo dire che anche dal punto di vista personale la mia vita si è intrecciata molto con la sua, perché quando sono entrata al Politecnico, come molti di noi, lui era l'assistente, quello con la maiuscola, di Carlo Pio Galli, e quello che lo seguiva più fedelmente e che spesso era anche più sollecitato di tutti noi. Quindi era assistente di Pio Galli, sono stata per breve tempo anche sua collega, poi la carriera di Luciano si è sviluppata all'interno del Politecnico con il ruolo di ricercatore, poi di docente, e poi il docente ci ha lasciato, andato in zona cremonese mantovana, per quello abbiamo visto un po' meno a Milano. Quindi questo, il gruppo di Luciano era un gruppo che soffriva di castellite, se lo dobbiamo dire, perché con Pio Galli era impossibile non interessarsi a questo argomento, e fra gli altri c'era Flavio Conti, sono coetanei e i loro percorsi all'interno dell'Istituto Italiano dei Castelli sono stati straordinari. Non posso rubare tempo, però devo ribadire quanto la sua attività per l'Istituto come coordinatore della delegazione di Cremona, ma anche di Mantova, più o meno ufficialmente, quindi un territorio bello vasto e soprattutto particolarmente
diversificato e ricchissimo di strutture castellate, la sua attività è stata validissima e instancabile. Credo che lo attesti la presenza di oggi, perché ogni singola persona, credo qui presente, ha collaborato con lui e ha collaborato su tematiche che hanno sicuramente avuto a che fare col mondo dei castelli. In ripetute occasioni, quindi per esempio col professor Carpegiani ci siamo incontrati nelle basse profonde, quelle con le nebbie, paesi anche non sempre centro di turismo, dove grazie a Luciano, grazie al suo radicamento nel territorio, abbiamo svolto delle attività straordinarie. Ricordo una serie dal Castello al Palazzo che è stata svolta fra Acqua Fredda e paesi interni nella zona di Castel Goffredo. Tutto questo Luciano soprattutto lo portava fino al massimo grado, perché attività legate col territorio, forte presenza e collegamento con le strutture locali, quindi comuni, gli assessorati. Molte di queste attività sono arrivate, credo la gran parte, anche alla pubblicazione, e questo coinvolgendo di volta in volta l'Istituto Italiano dei Castelli. Quindi sono numerosi gli anni che suppongo sono stati anche esposti nella sede della mostra a lui dedicata. Se l'Istituto Italiano dei Castelli è nato nel 1964 con obiettivi precisi, conoscenza, tutela, valorizzazione dei beni legati al mondo dei castelli, sicuramente Luciano questa attività l'ha svolta pienamente. Ho cercato di recuperare qua e là nelle infinite carte, perché parliamo di un'attività che si svolge come delegato dalla metà degli anni 90, ma come socio dagli anni 70, perché è uno dei primi soci dell'Istituto Italiano dei Castelli, oltre all'attività di documentazione in infiniti territori, perché le giornate dei castelli si sviluppavano in questo territorio a Crema, Castellidone, Pandino, Torre dei Picenardi, Pizzi Vettone, Suncino, ed era la dose minima quando non c'erano convegni più ricchi. Sottolineo anche l'aspetto del non essersi tirato indietro anche in situazioni critiche, come per esempio, mi pare utile terminare con questa considerazione, per esempio il tema delle mura di Cremona invisibili. 2012, e mi piacerebbe, si è parlato di una possibilità di più incontri, di prolungare questi incontri, sicuramente di proporre degli incontri milanesi nelle nostre conferenze, quelle tradizionali dell'Istituto Italiano dei Castelli, magari con questi temi, sviluppando questi temi, come quelli per esempio di mura, come quelle cremonesi ben poco conservate, alle quali, venendo io da Brescia, associerei magari anche quelle bresciane. Vi ringrazio e veramente complimenti per questa iniziativa. Grazie. Grazie. Funziona questo? Sì. Buon pomeriggio a tutti. E un ringraziamento intanto alla dottoressa Bellardi che mi ha invitato, ai familiari soprattutto di Giuliano, di Luciano Roncai, che qui vedo schierati al completo con la moglie e le figlie. Le tratto in maniera un po' informale, ma non è così naturalmente il mio atteggiamento. E io chiedo venia, non farò solo il passaparola, ma devo per forza giustificare anche la mia presenza, che oggi non è formale. Io sono qui perché ho avuto il privilegio di avere Luciano tra i più grandi amici che ho conosciuto in vita. Un'amicizia che è nata in un anno molto preciso, nell'82, quando, venendo da Padova, io non sono padovano, ma l'università mia è quella di Padova, sono stato catapultato, il termine esatto, a Milano. Catapultato perché Milano non mi gradiva, quindi mi ci mandò al ministero, ufficio, e in un clima ostile, devo dire, da parte dell'allora preside, da parte di molti docenti e quant'altro. Però ho anche avuto occasione di conoscere i veri grandi amici, in questo caso,
prima nominato il professor Piero Galli, così via. Persona, devo dire, molto rigorosa e rigida anche per molti aspetti, ma di una onestà intellettuale impareggiabile. E poi tutti i suoi entourage, tra i quali c'era appunto Luciano, il braccio destro. Ne ricordo un altro che purtroppo è scomparso anche lei non molto tempo fa, Giuliana Ricci. Siamo sempre di meno, devo dire. E il professor Piero Galli e il suo gruppo mi hanno invece accolto a braccia aperte. Così come un altro collega, l'ho avuto purtroppo collega per poco tempo, che era Eugenio Battisti, autore di un libro per me, una specie di Bibbia, l'Antirinascimento. Da questo potete capire che non sono molto allineato sui rigori delle discipline e quant'altro, perché quanto di meno rigoroso ci sia l'Antirinascimento. E tutti questi in realtà mi hanno accolto nel modo migliore. Tutto questo ha continuato nel tempo. Con Luciano, visto che celebriamo Luciano, tutto questo è durato fino alla fine dei giorni di Luciano. Io avrei qui una serie infinita di ricordi da squadernare, è ovvio. Dicevo prima, parlando con qualcuno, che alla nostra età ormai la memoria remota funziona benissimo, non quella recente. Quella recente, quello che è successo ieri e l'altro, lo dirà dimenticato, forse bene così. E invece tutto il resto no, quindi potrei dire dei convivi insieme, tanti, delle gite, dei viaggi di studio, prima si ricordava Malta e altri, l'Istria, eccetera, eccetera. Ne avrei tanti, però volevo raccontare solamente o sintetizzare con tre episodi che non c'entrano nulla con Luciano Roncai studioso, perché di questo parlano tutti gli altri e non voglio parlarne io. Vorrei però ricordare alcuni aspetti anche forse non molto noti di Luciano Roncai, come gli piacesse anche a volte scherzare, stare al gioco, partecipare anche a qualche malefatta messa in atto dal sottoscritto, parlo con un dentista di Avigno. E per esempio, appena arrivato a Milano mi è toccato fare il direttore del dipartimento, quello per il quale non avevo nessuna vocazione, l'amministrazione è quanto di più noioso per me ci sia, veramente il momento in cui i dipartimenti diventavano autonomi, per cui si deve parlare di bilanci di previsione, mai uscito a casa mia da un bilancio di previsione, figuriamoci un dipartimento. E poi è cominciato a arrivare l'era dei questionari. Eravamo tempestati di questionari, erano tutti questionari, ogni settimana avevamo 40 pagine, 50 pagine, qualcuno famigerato 50 pagine sulla pianta organica del dipartimento. Il nostro dipartimento era fatto di quattro gatti, non i dipartimenti di oggi che sono delle media facoltà, di fatto. E eravamo un po' stupidi questi questionari, allora abbiamo stabilito che andavano archiviati questi questionari, invece che essere inviati al mittente. Oggi siamo venuti in treno e proprio passando da Piadena verso Cremona, Luciano scendeva a Piadena naturalmente, io fino a Mantova, lì abbiamo deciso che quello sarebbe stato il nostro archivio. Cioè Luciano Roncai tirava giù il finestrino del treno e il direttore del dipartimento lanciava. Non so che contadino che avrà trovato questi questionari, poi era tutta carta per cui si sa facilmente degradata. E questo era, anche questo era Luciano Roncai, oltre che raccontava barzellette, oltre tutto il resto. Era un treno anche, come dire, tenuto conto di come viaggiano i treni tra Milano e Mantova, sono un disastro, anche oggi, devo dire, il gitto accumulare quarto d'ora di ritardo su un pezzo di strada che insomma, che è quasi ridicolo. Però rendevano, anche prima qualcuno nominava un altro grande amico che non c'è mai, si parla solo di persone che non ci sono più. Il mio amico Di Battista diceva mi sento sempre più solo. E purtroppo lo devo dire anch'io, mi sento sempre più solo. C'era un professore della Bocconi, Erio Castagnoli, con il quale abbiamo fatto viaggi su viaggi, ridendo, scherzando, prendendolo anche per i fondelli, per la sua mania geografica, no? Mi interrogava, dimmi qual è la quinta città dell'Ungheria, e lui diceva la Maracava, no? Poi alla fine del viaggio svelavo che era Pirlapest, questa città naturalmente che ovviamente non esiste. E con Luciano naturalmente si stava lì a chiacchierare, non c'era vero gossip, però si rideva, si scherzava, si parlava, anche perché il treno naturalmente non offriva granché. C'è un ultimo ricordo, devo dire, che casca bene in questo periodo per il natalizio, perché c'era una tradizione, della quale Luciano non è mai venuto meno, che pochi giorni prima di Natale ci dava un colpo di telefono e dice vengo per farvi gli auguri.
allora arrivava Luciano al pomeriggio prefissato, naturalmente con cambi di doni, sempre molto importanti quelli di Casa Roncalli. Io lo proponevo, noi eravamo un po' più prosaici, devo dire, i miei doni andavano dal Vincott, perché Vincott non si trova nei supermercati di solito, e poi Parmigiano Reggiano, questo è un po' per, come dire, come polemica con Luciano, perché Luciano viene da Casal Maggiore, quindi è la zona del sottoprodotto, che sarebbe Gana Padana. Io vengo dalla Trepa Mantovana, per cui con buona pace di tutti voi, vengo dalla zona in cui sono del Parmigiano Reggiano, che insomma non me ne subisce. E abbiamo trascorso molti pomeriggi, tanti devo dire, ogni anno un pomeriggio intero, seduto sul dimenticato, lo vedo ancora adesso, poi io ho una commozione facile per cui non vorrei abusare di questi ricordi. Luciano seduto su, magari accompagnato qualcuno delle figlie, è capitato anche una dalla moglie, e si parlava, si chiacchierava. Luciano portava con sé anche le pubblicazioni di suo di quell'anno. Io in casa ho un intero scaffale, devo dire, che io non ho messo targhette perché tanto so benissimo che cos'è, ma che potrei titolare Luciano Roncalli. Luciano Roncalli, oggi ho pescato questo, perché mi sta molto a cuore, è un convegno che abbiamo fatto alcuni anni fa, senza soldi, ma tutte le cose che ho fatto erano senza soldi, devo dire. E io sono specialista nel fare robe senza soldi, Luciano credo pure, e abbiamo fatto però questo convegno che è stato molto bello, molto importante. E il recupero di un architetto che era tra i dimenticati della storia, a me piacciono molto. Qualcuno, recensendo alcuni messaggi, mi ha dato del necrofilo, perché mi sono occupato di architetti, di architetto. Bernardino Facciotto, ci ho pubblicato un libro, e chi è? Non esiste sui dizionari. Pompeo Pedro, chi è Pompeo Pedro? Chi è Beretta? Per citare un personaggio molto caro a Luciano. Beretta, ma è un cappello? No, ma il cappello, Beretta è un ingegnere. Altro aspetto di Luciano, occuparsi di queste cose poco convenzionali per chi si occupa di architettura, cioè di giardini, per il giardino. Fino a qualche anno fa chi si occupava di giardini era, come dire, un giardiniere, uno che piantava, come dire, delle daglie, dei fiori, ma un giardino storico, in Italia quantomeno, era poco praticato, quasi nulla. Adesso sono cambiati i tempi, naturalmente. Mi sono chiesto, tra l'altro, per inciso, che cosa avrebbe pensato Luciano di quello che hanno fatto a Sabbioneta con la ricostituzione del Palazzo del Giardino. E, insomma, vabbè, forse qualche piccolo appunto l'avremmo potuto fare. E basta, queste sono le mie ricordi che vi tanti, devo dire che ho voluto presentarvi. Prima di calare nel merito di questo pomeriggio, mi è stato detto che manca Floriana Petracco, che ricordavo da lunga pezza per l'acqua plurale, ma sì, ce l'ho io in casa, ma non l'ho persa di vista, come invece non ho perso di vista Anna Maramotti, che ha anche frequentato la scuola di Mantova, di restauro. Oggi il restauro a Mantova non gode di grande suffragio, devo dire, anzi io faccio ancora un corsetto a Mantova, però arrivo la mattina alle 9:15 e alle 12:15 vado a casa, ma non voglio sapere niente di quello che accade. Però so benissimo che in realtà il settore del restauro a Mantova è fatto dagli architetti progettisti, il restauro è il progetto, è rifare. Poi naturalmente in inglese hanno chiamato, non mi ricordo più come, ma però è travisante. Però il restauro è intervenire sul costruito, farne cose diverse, farci sopra, ma siamo aperti, non voglio far polemiche, tanto non servono a niente. Così come Elisabetta Bordioni, naturalmente, che era una creatura di Luciano Roncalli, credo, me ne parlava a lungo Luciano Roncalli. E quindi ne invito. E chiedo ai relatori naturalmente di essere non come il sottoscritto, che non vorrò, naturalmente io sono tornato sulle 3 ore di lezione, per cui figuriamoci, farmi smettere è un po' complicato, ma prego i relatori di restare nei tempi previsti, che non so quanto sono. 20 minuti. 20, poi sono tollerante anche 22, devo dire. Sì. Quindi evitate, non ho anche carta per passare i soliti bogliettini, no, poi c'è la cervello in fondo.
pensa lei a ristabilire l'ordine. Quindi io invito adesso, allora, scusate, Anna Maramotti, leggo sotto, Facoltà di Immunicologia e Beni Culturali, dopo lunghe peregrinazioni in giro per l'Italia, da Mantua a Udine, eccetera, e adesso è stabilizzata a Cremona, quindi a casa, tornata a casa. E questo è un segnale così, tornare a casa, però, come dire, può valere per me anche, io non ho più messo piede a Milano da quando ho staccato per essere qui scelte, io a Milano non l'ho più visto, non vengo più, infatti oggi rendo interesse, meno male che non devo più fare il tratto Manto a Milano e ritorno, potessi un romanzo sui viaggi di Milano per 33 anni di pendolarismo, quindi 33 anni di Cristo, avanti, tre suicidi peraltro, eccetera. E l'architetto Elisabetta Bondioni, le quali ci parleranno degli interventi di restauro a Cremona, il chiostro di Sant'Abbondio e il Torrazzo. Poi sul chiostro di Sant'Abbondio, magari dopo l'intervento, magari lo diranno già loro, avrei anche due paroline da dire dopo. Perché sono due paroline che avevo concertato con Luciano tempo fa. Grazie. Non siamo in TV. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io con Anna ci siamo messi d'accordo, comincio io e dopo ci vedrei. Partiamo dalla pratica e passiamo poi alla teoria. Io vorrei prima di tutto dire un grande grazie ad Angela Dell'Arte prima di tutto, perché è vero, con Sonia abbiamo condiviso l'idea di queste giornate, ma devo dire che se oggi siamo qui è perché lei ha proprio, come sempre, fatto un grandissimo lavoro e io la ringrazio. E poi un grazie grande anche alla mia famiglia del professor Roncai, a Francesca, a Chiara, alla signora Claudia, perché da subito hanno sostenuto, accolto questa proposta e senz'altro sono momenti importanti, non semplici, ecco, e quindi vi ringrazio davvero tanto per averci consentito di portare avanti questo progetto che proprio sentivamo di voler, di dover e di voler fare, proprio per tutte le persone che hanno conosciuto Luciano, ma per la città, perché proprio è stato è stata una figura di grandissima importanza. Ecco, mi commuovo. Allora, vorrei partire da due considerazioni che hanno fatto la settimana scorsa. Si sente poco? Grazie. La settimana scorsa la dottoressa Manfredini, l'assessore Manfredini e il professor Guazzoni. Entrambi hanno sottolineato la capacità del professor Manfredini di avere questa capacità di lettura della complessità. Il professor Guazzoni ha parlato di una necessità di catalogazione, in realtà io non credo che fosse una necessità di catalogazione. Per il professor Roncai era proprio importante avere un quadro il più possibile completo, esaustivo della realtà del territorio di cui si stava occupando in quel momento, quindi fossero i castelli, fossero le ville, le acque, appunto i tanti temi di cui si è occupato. E lui aveva proprio questa capacità di mettere insieme pezzi grandi, piccoli. Poi la professoressa Tassini ci racconterà proprio del grande lavoro che lui ha fatto con gli studenti, sulle tesi di laurea, sulle ricerche. E lui riusciva proprio a comporre questi puzzle, quindi sembrava che fossero cose molto diverse tra loro e anche di peso molto differente, no? Perché parlava, segnava delle piccole ricerche oppure delle ricerche molto più complesse. Ma lui aveva proprio la capacità
di ricucire tutto questo. Lui aveva questa grande capacità di visione. E con Marida, con l'architetto Brignani, ci arrivavamo perché, seppure in campi diversi, abbiamo comunque condiviso il lavoro con il professor Roncani. E tutti e due, proprio un po' così sorridendo, dicevamo: non riuscivamo a stare lì dietro, ma è vero, perché intanto che cercavamo di mettere insieme qualche pezzettino, lui aveva già con la coda dell'occhio, aveva già proprio visto quello che noi ancora non riuscivamo a vedere. Era già oltre. E lui aveva già capito in quali altre direzioni indirizzare la ricerca, l'approfondimento. E io credo che questa sua capacità manchi tantissimo proprio. Manca, è proprio questo che ci manca tanto. Perché appunto è proprio un dono che non è da tutti. E penso che la mostra che è stata allestita in biblioteca, appunto curata da Marida Brignani e da Francesco Cignoni, ospitata grazie alla dottoressa Barbierato, sia proprio un po' paradigmatica di questa capacità del professor Roncai di mettere insieme a scale diverse, quindi dal particolare appunto, quindi dalla foto del dettaglio alla foto del paesaggio, mettere proprio insieme tutti questi aspetti per creare un quadro in cui lui, grazie appunto alla sua grandissima cultura, perché poi appunto lui aveva tantissimi interessi e una curiosità intellettuale spiccatissima, per cui veramente riusciva a vedere quello che in più non vedeva. Ecco, ho fatto questa premessa perché è sotto questa luce che vorrei parlarvi dei due restauri di cui si è occupato, dei due restauri più importanti di cui si è occupato a Cremona, perché appunto poi ci sono quelli di Casalmaggiore che in realtà vengono prima. Invece questi di cui parliamo oggi sono il restauro di Sant'Abbondio, che è avvenuto tra il 1999 e il 2000 con il Museo Lauretano qualche anno dopo, e il Torrazzo tra il 2001 e il 2003. Ecco, proprio in questa, io non vi parlerò naturalmente di questi due interventi perché non è il luogo, ecco, però vorrei proprio dare qualche indicazione su come appunto questi restauri sono stati guidati, ecco, proprio dallo sguardo e dalla visione del professor Roncani. Allora possiamo andare avanti, grazie. Ecco, questo è il Torrazzo di Sant'Abbondio. La foto che vedete sulla sinistra è la degli anni 80. Il chiostro di Sant'Abbondio era un campetto da calcio, ce lo ricordiamo, insomma, noi più giovanissimi ce lo ricordiamo con proprio le porte, quella è proprio una porta, un po' rudimentale, una porta. Però alla metà degli anni 90 era già poi arrivato Giuseppe Soldi, grandissimo parroco di Sant'Abbondio, con cui il professor Roncai ha instaurato da subito un rapporto di grandissima comunità di intenti, no? Quindi Don Giuseppe già aveva cominciato a dire: no, via il campettino di calcio, lo tiriamo via, e intanto c'era il tratto. E naturalmente poi grazie a lui, grazie al suo coraggio, suo e di tutta la sua parrocchia, devo dire che un intervento di riqualificazione di un chiostro, di rifunzionalizzazione di un chiostro, insomma, è stato un intervento molto impegnativo dal punto di vista finanziario. E devo dire che Don Giuseppe ha avuto un grandissimo coraggio e una grandissima capacità di guardare verso il futuro. Ecco, proprio in questo il professor Roncai e Don Giuseppe Soldi si sono trovati. Vediamo pure la fotografia dopo. Ecco, questo è il chiostro dopo il restauro, no? Quindi è il chiostro che possiamo vedere tutti noi oggi. E possiamo pure andare avanti. Ecco, secondo me questo è proprio emblematico, questo articolo che è stato pubblicato nell'aprile del 2000 su Mondo Padano. Ecco, restauro con sorpresa. Perché sorpresa? Ma perché il chiostro, prima e dopo restauro, era uguale, come mi sono da un po' di mesi, ma come? Allora, dobbiamo proprio metterci nella...
Il primo a Cremona è un primo intervento conservativo. In realtà, in quegli anni, anche Palazzo Cattani sono quegli anni, se mi rivolgo all'architetto Corvai, siamo quelli che forse era ancora più conservativo, ma più nascosto, perché tutto l'intervento avveniva all'interno. Invece per Santa Bona è stato proprio eclatante. Ma come? Noi vogliamo il chiostro, qua, cosa ci fanno quei tamponamenti? È stato un intervento veramente coraggioso, certamente alle spalle, sia qua, sia nel Torrazzo, nel Torrazzo, il Politecnico c'era alle spalle, il professor Bellini, quindi diciamo che c'erano proprio le spalle diverse da questo punto di vista. Però, insomma, non è stato semplice far digerire alla comunità, prima di tutto parrocchiale, ma anche alla città, un intervento di questo genere. Adesso non voglio dilungarmi, però il cantiere di restauro è sempre... Allora, diciamo che l'intervento di restauro è stato preceduto da una decina d'anni, tra studi, progetti, accordi con la superintendenza, quindi comunque è stato un intervento molto pensato. Ma la ricerca ha proprio messo in luce il fatto che il chiostro di Sant'Abbondio, come diciamo tutti ce lo vorremmo immaginare, non è mai esistito, proprio perché ci sono elementi di datazione di almeno di una parte del chiostro che appunto lo attestano, costruito all'inizio del Cinquecento, ma in realtà la costruzione si è protratta e si è svolta proprio almeno per un paio di secoli. E quindi il lato, appunto, quello che era tamponato e che è rimasto tamponato, era proprio nato nel momento in cui è stato costruito con, strutture, cioè proprio elementi strutturali diversi rispetto a quelli degli altri lati, e che avevano proprio richiesto in fase di costruzione l'irrigidimento della struttura. E quindi il tamponamento è nato con quel lato. Ma questo articolo, devo dire, è bello, adesso vabbè, non si vede perché la giornalista è stata brava, no? Perché come dire, ha messo appunto questo elemento di un po' polemico, no? Se vogliamo, ma in realtà poi l'articolo dà conto, lascia spazio alla spiegazione che l'intervista al professor Roncai e soprattutto alla fine, come appunto il professor Roncai diceva sempre, c'è la professoressa Bandiera ci ha salvato, perché alla fine c'è proprio l'intervento dell'architetto Massimo Terzi, che allora era assessore ad urbanistica, e la professoressa Bandiera, quindi un'autorevolezza e un'autorità indiscussa, che avevano pubblicamente detto ma va bene così. E quindi questo diciamo proprio diceva, meno male che la professoressa Bandiera si è sbilanciata. E quindi questo senz'altro è un aspetto molto, molto importante. Ecco, e se non ci fosse stato il professor Roncai, penso che non sarebbe stato così semplice appunto accettare prima di tutto ai parrocchiani questo intervento così un po' al momento in cui è stato fatto, così anticonvenzionale. Andiamo pure avanti. Ecco, queste sono due immagini delle parti della biblioteca dei Teatini, che si trovava si vede qua il stradosso del canniccio, insomma del controsoffitti, si trovava sopra quello che era allora la parte del parroco. E quindi in questo caso questi elementi, questi soffitti cassettonati e la volta, andiamo pure avanti, sono stati riportati alla luce. In questo caso sì, si sono tolti delle tranelle, si sono tolti dei controsoffitti e si sono riportati questi alla luce, questi ambienti che poi qualche anno dopo hanno ospitato il Museo Lauretano. E quella foto che vedete di fianco è appunto, secondo me, è molto bella, perché appunto racconta anche il ruolo del professor Roncai. Allora, io e l'architetto Terenzoni, l'architetto Stefania Terenzoni, con cui ho condiviso questa presentazione, insomma, ci siamo sentite, e facevamo diciamo la parte più burocratica, quindi i disegni, le carte, le pratiche, ma il grande lavoro proprio di far capire, di parlare, di interagire, di interloquire con le persone
una grandissima capacità del professor Roncai. Con questa foto è con il parroco, con Don Giuseppe Sodi, con Ragioniere Pertozzi, che è braccio destro, tuttora della parrocchia. E poi c'è Anna, che poi appunto ci racconterà, ci parlerà di questi interventi dal suo punto di vista. Andiamo pure avanti, ecco, passiamo al Torazzo. Allora, paradossalmente l'intervento sul Torazzo era più semplice, perché mentre a Sant'Abbondio l'esigenza è stata quella di rifunzionalizzare, recuperare spazi, ripensare proprio all'uso, oltre che naturalmente alla parte proprio più di conservazione dei materiali. Nel caso del Torazzo era soprattutto una messa in sicurezza, quindi non si trattava di inventare delle destinazioni, anche se poi qualcosa diremo anche su questo. Anche in questo caso il grandissimo ruolo del professor Roncai è stato quello di di gestire con una grande complessità legata alle tante figure che sono intervenute in questo cantiere. Un altro aspetto importante è stata proprio l'organizzazione. Questo è stato il primo cantiere in cui si sono utilizzate nella nostra zona queste piattaforme e andiamo pure avanti, ecco, e sulla ghirlanda il ponteggio multidirezionale, che era appunto la prima applicazione in città allora nel 2001, che era possibile raggiungere grazie a un ascensore. E l'intervento sul Torazzo è stato suddiviso in due lotti, quindi il primo lotto ha riguardato la ghirlanda e il lato settentrionale, quindi quello che dà su la pasticceria d'uomo, diciamo così, che sentiva antico i profumi tanto che si lavorava. La ghirlanda era accessibile con questo ascensore che era montato, ecco qua si vede, sul lato orientale. E naturalmente i restauratori sono stati molto grati per questo impianto di cantiere, perché naturalmente ha consentito loro di lavorare in modo molto, molto agevole, non solo perché non si dovevano fare 100 metri di scale ogni giorno, ma perché poi c'è stata la possibilità proprio di verificare, di controllare l'andamento dei lavori man mano che venivano portati avanti. Ecco, quindi il primo straccio, ghirlanda e lato settentrionale, andiamo pure avanti. Secondo straccio, gli altri tre lati, quindi occidentale verso la piazza, meridionale verso la cattedrale e orientale appunto verso la Boccaccino. Il montaggio, cioè il cantiere, è stato veramente impegnativo, soprattutto sul lato verso la piazza, in cui i tralicci automontanti che reggevano un po' col principio della cremagliera queste piattaforme non erano appoggiati per terra ma erano a smalzo, quindi è stato proprio un'opera di grande impegno, tant'è vero che ho trovato la fotografia dopo aver fatto le slide, quindi non c'è. La ditta che aveva noleggiato i ponteggi e le piattaforme, l'ascensore, aveva proprio creato una pagina pubblicitaria dei propri servizi sulla base di questo cantiere, perché anche per loro è stato un cantiere pilota. Andiamo pure avanti. All'interno, quindi, il restauro del Torazzo ha riguardato soprattutto la messa in sicurezza, quindi il lavoro sul paramento esterno, ma all'interno, allora, il Torazzo, anche qua non ho portato disegni, comunque, tutti più o meno siamo saliti, insomma, il Torazzo ha un lato esterno di 12 metri, all'interno ci sono questi vani che hanno il lato di 6 metri. I 6 metri che avanzano di differenza sono 3 metri per lato, occupati da un metro di mastro murario. La scala che passa proprio all'interno di questo del perimetro esterno del Torazzo è un altro metro di muratura. Poi vedremo come è fatta più velocemente questa muratura. Ma la cosa importante è che all'interno, quindi c'è questo vano, ai piani più bassi
ci sono delle sale voltate, sotto la cella campanaria c'era questa grande canna che un tempo aveva dei solai che erano crollati, e la, proprio questo mi ricordo, era stato proprio uno dei punti fermi del professor Roncalvo di voler ricostruire questi solai per recuperare gli spazi. Ecco, andiamo avanti, i solai naturalmente sono stati fatti ex novo, mantenendo le strutture che esistevano, quindi queste travi che ovviamente non sono più portanti, ma si sono state conservate, e sopra sono stati realizzati questi solai. Questi solai quindi, che hanno fatto sì che tutto l'interno del Torrazzo oggi abbia delle stanze, e nella testa del professor Roncalli, ma già allora, che quello che poi oggi si è potuto realizzare, no? il museo del Torrazzo, nella sua testa c'era già, proprio per lui era veramente avanti. Poi probabilmente il momento storico non era maturo, non c'erano le condizioni, però nella sua mente proprio la direzione era già. Andiamo pure avanti, ecco un altro aspetto è appunto il fatto che anche in questo caso il cantiere è sempre un momento di grandissima scoperta. Quindi, come vi dicevo, questo maschio murario di circa un metro, che appunto è la parte portante del Torrazzo, un metro più un metro di scala più un metro di maschio murario, dove passa la scala, ma in mezzo, dove non c'è la scala, sono proprio 3 metri. Allora, com'è realizzato? Qua appunto sono stati fatti dei carotaggi per capire com'è questa struttura. La muratura è in realtà ordita, è tutta naturalmente ordita, è legata con malta, mattoni cotti legati con malta, e quello che si è scoperto è che quello che noi vediamo è un paramento, cioè è un muro di una testa, quindi lo spessore di 12 cm, che quindi richiedeva ovviamente, sì, quelli si immaginavano fossero squadre ben diverse che lavoravano alla costruzione della parte portante e alla costruzione della parte che si vedeva, il paramento esterno è tuttora collegato, c'è un intercapedine, vedete che la si vede bene, di circa 1 cm, e il paramento murario è collegato alla struttura portante con dei mattoni messi di testa. Questi mattoni in alcuni punti si erano rotti, per cui non c'era più questo collegamento. Sono stati fatti ovviamente col tecnico sempre alle spalle, quindi delle indagini col georadar, che quindi ha, come dire, individuato la zona di rottura, ma questo al professor Roncalli non bastava. Andiamo pure avanti, e quindi lui sul conteggio, col martellino, si è battuto mattone per mattone. Questi segnetti che vedete, le croci, sono sue, fatto di suo pugno, mattone per mattone ha voluto segnare quelli che a orecchio, no? E comunque l'analisi congiurata c'era, ma va bene, facciamo un passo in più. A orecchio questi qua non suonavano bene, allora segnati con la lista, sono stati imperniati, quindi fatto e inserito con il termine acciaio inox, la resina è possibilica, dopodiché andiamo avanti, montato tutto, ecco. Per cui noi oggi abbiamo la mappa esatta di tutti i mattoni che sono stati oggetto di questo intervento di impermeabilità. Chiudo con queste due immagini che secondo me sono proprio bellissime e raccontano il professor Roncalli. Nella immagine che voi vedete alla vostra sinistra, in primo piano c'è l'architetto Fasser, che era l'architetto funzionario della soprintendenza, e poi si vede il professor Roncalli che parla con il signor Bonazzi, che allora era il delegato culturale della diocesi di Cremona, e con l'ingegnere Augusto Coppi, che era appunto il responsabile del procedimento, una persona di grande, era appena andato in pensione, era il dirigente, era l'ingegnere capo della provincia di Cremona, persona di grandissimo rigore tecnico e veramente una persona con cui subito proprio erano impersonificati l'architetto e l'ingegnere, ma con cui proprio il professor Roncalli è subito riuscito a trovare un'intesa, è riuscito a lavorare sempre benissimo. Questa sua capacità di
per riuscire sempre a mediare. Voi potete immaginare due quartieri del genere che problemi potevano avere comunque incontrato, ma il professor Roncai si è sempre riusciti a superare tutti i momenti di difficoltà, sempre con grande armonia, sempre, mai con conflitti, mai con testa a testa, insomma questa era proprio la sua grandissima capacità. E l'ultima, bellissima, proprio che mi riallaccia a quello che diceva Maria Teresa Ferrabri da 15 giorni fa, proprio l'attenzione, la sensibilità del professor Roncai proprio per la materia. E quindi lui in cantiere, appunto, non solo col martellino, ma anche con la spugnetta, e faceva vedere ai restauratori come dovevano fare. Ecco, questo è il mio ricordo e grazie a tutti. Anche la cravatta se quella girata, ma io non ho mai visto privo di giacca. Io invece oggi sono venuto polemicamente senza la giacca. Mi ricollego perché prima, quasi prolificamente, aveva fatto riferimento al modo di approcciarsi al progetto di restauro. E nel momento in cui il progetto di restauro non è più conservativo, ha il carattere dell'invenzione. E nel momento in cui noi siamo di fronte all'invenzione, bene, il tema della storia viene. Allora cerchiamo un momentino di porre ordine ad alcuni temi. Prima di tutto, direi che il tema che Luciano ha sempre voluto così confrontarsi con me, che era proprio il tema della conservazione. Non in termini tecnici, non in termini progettuali, ma piuttosto per quello che riguarda l'approccio teoretico, quell'approccio teoretico che ha la funzione fondamentalmente di trovare il senso, il significato profondo di quelle che sono le scelte. Allora non si tratta più semplicemente di dire si fa così, non si tratta più semplicemente di dire possediamo conoscenze tali che ci consentono di fare determinati interventi,
ma si tratta di andare ad individuare quelli che sono gli scopi veri e non soltanto degli scopi perché uno se li professati, se li prefissati, scusate, ideologicamente, ma quegli scopi che vanno ben oltre l'atteggiamento di tipo ideologico e hanno un fondamento di tipo argomentativo. E cioè qui forse nessuno ancora ha avuto occasione di fare riferimento a questo aspetto di Luciano. In Luciano c'era non solo non c'erano soltanto delle grandissime competenze, ma c'erano quei valori che andavano a coniugare il suo saper fare, il suo saper progettare a quello che è fondamentalmente la ricerca, il significato e il fondamento di quello che deve essere il restauro inteso come conservazione. Allora riprendiamo un attimo il discorso di Betta e lo riprendiamo in questi termini, parlato all'inizio della complessità, dell'ipercomplessità, oggi si parla in questi termini perché il nostro mondo ci mette di fronte a questo. E in che cosa consiste fondamentalmente e come sottolineava Luciano il fatto della complessità dell'edificio? Beh, prima di tutto lui osservava una cosa di questo genere, che parlare della storia, e qui accanto a me una persona talmente autorevole che non ho bisogno di andare altro, la storia non è un momento, ma la storia è un continuo fluire di tempi dove alcuni aspetti si cambiano, altri hanno una continuità, altri sono nell'oblio. E parlare di storia, allora, non si tratta semplicemente da un punto di vista, diciamo così, di quello che poi deve essere l'intervento progettuale su un edificio, non vuol dire avere un atteggiamento ti restituisco. Quante volte noi anche a livello televisivo ci siamo sentiti dire è stato restituito all'antico splendore. Nulla di più falso era per Luciano, perché quello che effettivamente si voleva e si doveva fare non era la restituzione, ma era la salvaguardia, era quella condizione per cui andando a salvare un edificio voleva dire dargli le condizioni, quelle potenzialità per poter rimanere nel tempo come documento, documento di se stesso, ma anche documento di tutta la storia che ne aveva determinato lo sviluppo. Allora il progetto non era visto semplicemente come una competenza di tipo tecnico, tecnologico e quant'altro, cose che in lui erano scontate, perché io ricordo quante volte dal balcone di casa mia, guardando Sant'Abbondio, la muraglia di Sant'Abbondio, mi diceva vedi quell'arco lì prima perché c'era una porta, ma poi è stata chiusa e poi, cioè, lui sapeva leggere il tessuto di muri in un modo splendido, ma lo sapeva leggere non come dimensione bidimensionale, che è quello che a molte volte purtroppo riducono l'architettura come se l'architettura fosse un quadro da vedersi, ma lo sapeva leggere in quella dimensione tridimensionale che costituisce di per sé il senso, il significato, il fondamento di quello che è stato realizzato. Allora, vediamo noi, abbiamo parlato di complessità, abbiamo parlato di ipercomplessità, abbiamo parlato di tempi che si incrociano a livello storico, e cioè un fluttuare di tempi che si sedimentano sull'edificio. Allora qui forse vale la pena di parlare di un tema un po' particolare, su quale tante volte ci siamo fermati, Luciano e io, ed è quello della memoria. La memoria, ben lungi dall'essere semplicemente quello che è il ricordo, quello che è, diciamo così, semplicemente un approccio ad un tempo
che ci rimane impresso e dove oblio e presenza continuano ad essere un rapporto di commistione. La memoria fondamentalmente, uso un termine che spiego subito, è memoria eidetica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la memoria fondamentalmente è la condizione della individualità, della permanenza di una realtà. Allora un'architettura è se stessa nonostante mille trasformazioni che subisce, è se stessa nonostante il tempo che fluisce, nonostante la storia che ne determina passaggi e quant'altro, funzioni che cambiano talvolta anche nel tempo, ma l'architettura peraltro ha un valore che è intrinseco in quanto fondamentalmente, ed è qui c'è la spinta verso la spiritualità, è il segno di quello che l'uomo sa fare. L'abitare è condizione della vita dell'uomo, l'uomo non può non abitare. E quindi l'architettura automaticamente che cos'è? È il primo segno fondamentale di una sua presenza e di una capacità di dar forma e di organizzare e di rendere concreto il tutto ciò che in qualche modo costituisce il suo atto. Allora, a fronte di questo, due dimensioni sono fondamentali. Allora, salvaguardare, conservare l'architettura, cosa vuol dire? Vuol dire avere cura per l'uomo, vuol dire avere attenzione all'esistenza. Tu sei passato già, ma hai mai lasciato quelle tracce, quelli segni che sono ancora oggi possibili condizioni per leggere la tua presenza. Allora, nell'architettura del passato non c'è soltanto una sorta di riminiscenza di stilemi, di tecniche, eccetera, ma c'è fondamentalmente l'attenzione all'uomo in quanto è persona, è soggetto. E allora non è un caso che un giorno, così passando, parlando, il termine l'ho ripreso proprio da lui, parlando di memoria, mi ha ricordato che il termine memoria, quello fondamentale, quello per cui la nostra cultura dà un significato non solo fondamentale, ma direi esistenziale, è quello di memoriale. Parlare di memoriale non vuol dire fare soltanto ricordo, ma essere una presenza, ed è in questo che Luciano Roncai andava a realizzare quella dimensione di spiritualità che va ben oltre il saper fare o il saper attuare come se fosse una mera tecnica. La conservazione come tale rimane un progetto, ma non è un progetto, come diceva prima molto bene il professor Carpeggiani, per andare a costruire in modo fantasioso quello che non c'è mai stato e che non ci sarà mai e che non dovrebbe esserci, anzi scusatemi, ma ben altro. La conservazione ha un altro significato ed è quello praticamente di avere attenzione all'uomo in un atto di memoria dove progettare vuol dire quel proiettarsi, ma questo proiettarsi non necessariamente è una dimensione in cui noi vediamo il vettore del tempo che va verso una sorta di futuro, ma un vettore del tempo, anzi due vettori che sono in grado di trovare la loro coesione tra passato e futuro. Conservare allora, e con questo poi termino, perché mi rendo conto che forse quello che io sto dicendo può così non segue quello che è un andamento, diciamo così, dei settori conoscitivi di Luciano. Luciano però era anche questo, era anche questa grossa capacità di avere attenzione per l'uomo, per l'essere umano. E la sua professione non è mai stato un mestiere, ma è sempre stato fondamentalmente una ricerca.
Allora, non a caso il termine memoriale, io ogni tanto lo recupero. Lo devo dire con molta onestà, lo riprendo da lui. Lo riprendo da lui perché quella memoria è identica, che costituisce l'identità di ciascuno di noi, e anche in quello che noi facciamo, e anche in quello che noi lasciamo, e sono le nostre testimonianze, che sono fondamentalmente dei segni, sono in qualche modo delle tracce. Queste tracce sono quelle per cui la storia ha un significato particolare, non è una mera disciplina, ma è un modo per avvicinarsi ancora, e con questo mi ripeto, al significato profondo dell'esistenza dell'uomo. E con questo vi ringrazio tanto. Ringrazio Bondioni e Maramotti per questa bella relazione, e che pone naturalmente molti problemi. Prima Maramotti ha citato il criticato, naturalmente, quello che viene chiamato il ripristino, uno delle misfatti più orrendi che hanno caratterizzato l'intervento di restauro. Reddere ad pristinum, che è un equivoco sulla base del quale sono stati commessi misfatti a non finire, perché nessuno conosce bene il pristino e quindi non si può fare. Ma non vado oltre, io non posso che essere d'accordo su quanto ha detto Maramotti e Bondioni. Ho diretto per 6 anni un dipartimento che si chiamava, poi morto naturalmente anche lui, di conservazione. Solo dopo è stato aggiunto il termine storia sull'intervento, ma inizialmente era solo conservazione. Una parola che non è mai stata digerita nella facoltà di architettura di Milano, sarebbe stata osteggiata. Però volevo porre un'altra piccola questione: se però mi sbaglio, chiedo a Bondioni e Maramotti, interrompetemi subito così, su Sant'Abbondio, chiostro, mi sembra, vado a memoria perché io non scrivo mai niente, e di ricordare un saggio su Arte Lombarda di 2 illustri studiosi. Uno illustrissimo, che non è più fra noi, è il boss di Roma, Venezia, l'altro invece è ancora tra noi e sta dalle parti di Prato. Dico questo perché su quel saggio lunghissimo, che nel titolo, non ricordo la memoria, ma diceva che c'era questo eco di bramantismo, un eco di Bramante nel chiostro di Sant'Abbondio, eccetera. Ecco, con Luciano Roccai ci siamo fatti una serie di risate a non finire, che potrei sintetizzare con un termine molto semplice, una piccola lezione di metodo. Perché i 2 illustri studiosi sono fermati sul pavimento del chiostro, da sotto l'hanno guardato e hanno stabilito che di lì c'era l'aura di Bramante che aveva leggiato. Invece, secondo la storia, si fa sulle fonti, porto acqua al mulino della direttrice d'archivio. E se i 2 illustri studiosi, illustrissimi, avessero avuto cura di andare in archivio, per esempio, avrebbero trovato i documenti che provavano come qualmente quel bramantismo fosse frutto di intervento molto più avanti, tanto che c'erano i pagamenti dei mattoni, delle pietre, e soprattutto da dentro, poi sono salito Luciano, c'erano chiaramente le putrelle che reggono la parte bramantesca del chiostro. Ora, che al tempo di Bramante le putrelle di ferro ancora non c'erano. Tutto questo per dire che per fare storia occorre essere molto umili, e confrontare le fonti, incrociarle, dubitare continuamente. Dubito ergo sum. Ma è queste certezze del ripristino che hanno portato a misfatti. Ricordo ancora adesso una polemica con l'allora illustrissimo, altrettanto Pio Baldi, direttore del Centro di Restauro, quando fece sulla rivista di Dezzi Valdeschi, no? Ma anche un articolo sui restauri di Palazzo Te, in cui appunto criticavo questo reddere a pristino. Reddere a pristino ha significato grattare tutti i palazzi della parte austriaca alla ricerca di che cosa? Del colore pristino, che non c'era più. E allora a quel punto c'è le frasi di un altro illustre storico, no? Dell'architettura, che si interrogava in un'intervista, diceva:
poi a quel punto non sapevamo più come fare, perché se Giulio Romano avesse mischiato con la calce, la polvere di marmo rosa, rosso sarebbe stato tutto rosa il palazzo. Però se avessimo schiato e mischiato per un polvere di marmo bianco, tutto bianco. Allora io ho detto, avete fatto però tra il rosa e il bianco un palazzo che ormai è il colore del porcellino da latte. E questo il Pio Valdi non l'ho mai digerito, il porcellino da latte del restauro, che è stata una boiata tremenda, però poi ormai le cose restano purtroppo. Scusate se vado un po' per così a braccio, ma queste sono le cose che mi vengono in mente. Mi sembra ancora di sentire con Luciano i commenti al saggio dei due sommi, no? Che appunto colcionavano su Bramante. Bramante è stato oggetto di misfatti più orrendi, pensate a Ferrara, no? Al palazzo del Covetto di Ludovico il Moro, che è quello bramantizzato nell'Ottocento, eccetera, eccetera. E qui un po' la storia si ripete, no? Questo Bramante che alleggia con le putrelle, naturalmente, quindi era un po' pesante questo Bramante. Scusate, adesso chiamo la professoressa Sonia Tassini, storica dell'arte. Io mi scuso, ma non tra le persone di oggi, quelli che conosco meno. Lei è cremonese? Ci siamo conosciuti, lei non se lo ricorda. Ma no, ma si dovrebbe ricordarsi invece. C'era un seminario sui castelli che venne fatto con lei e con Luciano, l'amministrazione provinciale. Ma dove? A Cremona? Sì. Io mi metto in provincia con i castelli. No. Non puoi vedere la provincia. Fu un seminario, quando allora si facevano ancora i seminari per i docenti. Allora io ero la rappresentante dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte, la MISA, e abbiamo fatto una serie di lezioni in Palazzo Cattaneo, visto che prima si è parlato in Palazzo Cattaneo, e la finale proprio in amministrazione provinciale con lei che faceva come oggi il coordinatore. E ce l'ho qui. Certo. L'ho rimosso. Una volta, chiedo scusa. Ormai ho tanti anni per ricordare tutto, ricordo molte cose, ma ricordare tutto, a volte mi sono un po' per le scuole. Sì, no, questo è mio. Questo è mio. Vabbè, allora, l'attuale Sonia Tassini, valente architetti moderni, studi e ricerche, sempre nell'ottica di Luciano. Certo. Allora, partiamo pure con la prima slide. Io cercherò di essere condensata, mi sono registrata a casa e dovrei starci mezz'ora. Spero. Mezz'ora? Sì, però cercherò di essere ancora più veloce. Vediamo, Allora, partiamo subito con questa immagine perché il titolo che io ho scelto è un titolo che mi è stato fornito da Luciano Roncai in una nota di uno dei quattro libri di cui poi vi parlerò e che è il titolo in realtà di un'opera di Raffaele Pareto, che è un esperto di ingegneria idraulica, quindi un argomento che oggi purtroppo per la mancanza dell'architetto Petracco, che era stato uno degli elementi invece di studi di Luciano, cioè appunto il discorso dell'architettura delle acque non ci serve, che appunto ho scelto perché mi sembrava che potessi introdurre il tema di cui oggi parlerò. Oltretutto l'immagine che accompagna il titolo di questo testo di Raffaele Pareto è un castello, il castello di Vigevano, e quindi si collega un pochettino al tema stesso. Di cosa voglio parlare oggi? Parlerò di quattro libri, uno mi è già a dire il dubbio, è il mio, il suo, è questo libro sull'architetto Luigi Voghera, poi ci sarà il testo su Aldo Ranzi e il testo su Ingegnere Contuccio Contucci e il testo su Vito Rastelli. Quindi ho scelto all'interno della sterminata veramente, e non è un eufemismo, un modo per dire, della bibliografia delle pubblicazioni di Luciano Roncai, quattro testi perché mi sembravano più interessanti, perché in due occasioni ho collaborato con Luciano Roncai all'interno di questi testi e perché mi permettono di fare un discorso che adesso appunto cercherò di sintetizzare.
Allora, Luciano Roncaglia, possiamo passare alla prossima, ha scritto di tante cose. Io sono partita da forse quello che è stato il suo ultimo scritto, quello pubblicato su questo volume 1946-2016, fatto dall'ANCE per i 70 anni della fondazione appunto di questa associazione, di cui poi ci è stato detto l'altra volta, uno dei fondatori è stato proprio il papà di Luciano. Perché nel testo, in questo testo Luciano Roncai aveva scritto un saggio che era il recupero del costruito, quindi in tema perfettamente con quello che si è appena finito, di cui si è appena finito di discutere. E in questo testo lui dice che dal dopoguerra in poi fondamentali sono state numerose opere di catalogazione su base tipologica degli oggetti di possibile intervento. Perché ho preso questo? Perché fondamentalmente in questo elenco ritroviamo quasi tutti i temi che sono stati o che saranno, perché del teatro ne parlerà fra un po' la dottoressa Maria Adelaide Donzelli, che sono stati trattati in queste due giornate. Quindi castelli, i teatri, le cascine, i musei, forse manca il discorso del museo, ma non si poteva fare tutto come ha detto prima Angela, i giardini e i paesaggi, i santuari e creature religiosi, i mulini e le creature delle acque, di cui oggi non si parlerà per la mancanza di uno dei relatori. Possiamo andare avanti. E quindi partendo da questo testo ho detto parliamo degli architetti, vediamo quali professionisti ha studiato. Ne ha studiati tantissimi, se avessi dovuto veramente sviluppare il titolo, cioè il discorso di lavoro e progetti di valenti architetti moderni, non bastava certo la mezz'ora che mi è stata concessa. Perché se andiamo, e qui ho fatto una scelta molto rapida, se andiamo a vedere quali sono i personaggi su cui Luciano Roncaglia ha scritto, sono veramente tutti. Li ho elencati un po' per darvi un'idea dello sviluppo cronologico e anche della diversificazione all'interno di questo elemento architetti e professionisti che lui ha toccato. Si parte da Smeraldo Smeraldi, che è stato ingegnere cartografo che ha lavorato per il Farnese, Francesco Melerichini, capomastro, questo termine ricordiamolo perché vedrete che sul concetto di capomastro, proprio nel primo volume di cui parlerò, quello dedicato a Luigi Bonghera, Luciano Roncaglia fa un'osservazione secondo me molto interessante. Poi Giovan Battista Baratieri, che è già stato citato prima anche dal professor Carpeggiani, Francesco Tensini, Gaspare Veretta, che sono ingegneri militari, quindi castelli della Lombardia spagnola, Bartolomeo Luigi Branzani, che ha studiato, che è stato autore, scusate, della facciata della chiesa di Santa Maria Annunciata di Varò Mantovano, studiata da Luciano Roncaglia, e Fermo Zuccari, non so se si dice Zuccari o Zuccari, ma penso Zuccari, è nato a Casalmaggiore, a cui si deve il Duomo, di cui abbiamo qui la parte, la ristrutturazione del palazzo che oggi è il Museo Viotti, di cui penso poi vi parlerà chi parlerà dopo di me, ma di cui Roncaglia, di Fermo Zuccari, ha studiato in particolare il progetto per la frontiera di Sabbioneta. Questo è un elenco, direi, minimale di tutte le pubblicazioni. Quindi a questo punto io ho dovuto fare una scelta, andiamo pure avanti, e ho scelto di privilegiare un campo. Tranne il primo dei quattro volumi che brevemente presenterò, il campo che ho scelto, e lo dico con le parole proprio di Luciano Roncaglia, è quello dell'architettura moderna. E queste due frasi che adesso leggerò sono tratte da quel volume dell'ANCE da cui sono partita, in cui Luciano Roncaglia dice che uno dei campi privilegiati dei suoi studi e delle sue ricerche sono stati proprio il manufatto architettonico moderno, inteso, operando necessaria semplificazione, come ciò che non è antico, ciò che è stato costruito nel periodo del movimento moderno, nel Novecento, negli anni compresi tra le due guerre mondiali, nel XX secolo. Dei quattro volumi, infatti, solo il primo parla di un valente architetto, se vogliamo usare sempre questo titolo che ho utilizzato all'inizio, è un architetto dell'Ottocento, gli altri tre sono professionisti, perché due sono architetti e uno un ingegnere, invece che stanno pienamente in questo Novecento. Un tema, dice sempre lo stesso Roncaglia, di grande interesse, di grande attualità, e su questo poi tornerò nel nostro paese, pure della nostra provincia di Cremona, dove l'esistente si configura non solo come storico, ma anche appunto come più recente.
Andiamo a vedere allora il primo volume. Io non vado ad analizzare il volume in dettaglio, mi soffermo su alcuni elementi creando, spero, in modo gradevole, un fil rouge che unisce un po' tutti questi studi. Allora, il primo architetto, forse l'architetto che ha il nome di Luciano Roncai, che non è il suo scopritore, ma sicuramente quello che l'ha studiato in modo più approfondito. Questo volume, che ve l'ha fatto già vedere prima, è un volume, non dico tascabile, ma sicuramente da comodino. È un volume, secondo me, di stile inglese, come poi io ho sempre visto l'architetto Roncai, il gentleman di una volta, non il Boris Johnson di oggi, che non è il gentleman, secondo me. Il gentleman è come ce l'abbiamo in testa. C'è un volume che non è ricco dal punto di vista formale, quindi poche immagini, in bianco e nero, ma è molto, molto denso. Questi sono stati i suoi studi, non tanto l'apparire, ma l'essere. E direi che il volume su Luigi Boghera lo rappresenta in modo veramente straordinario. Questo volume è frutto di una giornata di studi che si è tenuta a Cremona al Museo Civico nel settembre 1988, e che due anni dopo vide appunto la pubblicazione degli atti, perché sono d'accordo con quello che ha detto all'inizio di tutta questa giornata Angela: è importante fare una giornata di studi, ma forse è ancora più importante lasciare un segno di quella giornata, se no le cose si perdono inevitabilmente. Chi era presente sì, ma tutti i successivi, tutte le persone che non potevano esserci o per età o per altri impegni, non potranno mai fruire di questo. Se invece noi lasciamo un testo scritto, il testo scritto rimane. E quindi una giornata di studi che era stata proprio curata da Luciano Roncai. Come mai a Luciano venne l'idea di lavorare su Luigi Boghera? Perché negli stessi anni si stava facendo questo lavoro, che penso che molti conoscono, perché è un libro, e questo è il primo volume di quattro. Il volume 2, se non ricordo male, fu proprio curato da il professor Carpegiani, dedicato ai giardini, in particolare ai giardini straordinari del nostro territorio, che è quello di Torre Picenaria e quello di San Giovanni in Croce. E questo era un interessantissimo lavoro fatto per volontà dell'amministrazione provinciale e dell'archivio di Stato, che allora era ancora come direttrice, aveva la dottoressa Corsi, che era anche presente, e aveva un comitato scientifico che aveva come presidente Medio Bellini e come diciamo altre persone partecipanti: Paolo Carpeggiani, Maria Luisa Corsi, Michele Di Crecchio, Bruno Loffi, Franco Voltini, ma Luciano Roncai era il segretario di questo comitato scientifico. Ed è proprio da questo lavoro che emerge il lavoro degli atti su Luigi Boghera. Nell'interno di questo volumetto, che ripeto è volumetto per dimensioni ma non assolutamente per contenuto, perché ad una veste grafica, come ho già detto, abbastanza semplice, ci sono ben 15 saggi, quindi insomma, se pensate che in due pomeriggi ne facciamo 11, mi pare, di interventi, e quindi 15 sono decisamente abbastanza importanti. E fra i saggi cito, visto che sono presenti al mio fianco, il saggio del professor Carpegiani dedicato alle opere mantovane di Luigi Boghera, e un saggio anche di Angela Belardi, che citerò in tutti questi libri perché c'è sempre una cosettina sua, ricavata dagli archivi, d'altra parte non poteva essere così. Su questo, in questo volume lei scrisse un piccolo saggio dedicato alle vicende del prona della chiesa di Sant'Agata, raccontate attraverso le carte, non dell'archivio di Stato in questo caso, ma dell'archivio parrocchiale di Sant'Agata. Il saggio che Luciano inserì in questo volume aveva un titolo abbastanza interessante e che viene spiegato dall'immagine che avete alla vostra destra. Questa è una foto di Domenico Moglia, che è uno dei personaggi che viene trattato appunto nel saggio di Roncai, intitolato Le figure professionali dei familiari e i loro rapporti con l'opera dell'architetto Luigi Boghera. Cioè lui si è interessato di raccontarci e di far notare per la prima volta, e questo è un altro degli elementi che è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto, ma che voglio sottolineare anch'io, spesso l'architetto Roncai sceglieva dei temi non marginali, ma marginali perché fino a quel punto non erano mai stati studiati, quindi sembravano marginali,
ma non lo erano affatto, anzi era lui che poi riusciva a focalizzare l'interesse su questo aspetto. E ad esempio nel suo saggio lui parla del padre di Luigi Boghera, che è un capomastro, e su lui dice, proprio parlando di questo personaggio, capomastri, figure professionali non secondarie, potendo svolgere contemporaneamente mansioni operative e progettuali. Quindi c'è questa idea del tecnico che riesce a vedere non l'architetto che col suo pennino fa il bel progetto, ma poi come deve essere realizzato, pensaci tu che a me non interessa più, ma invece questo elemento. E quindi molto, direi, molto appropriato a quello che erano gli interessi proprio dell'architetto Roncalli. E fra i vari personaggi, appunto, oltre al padre, viene nel suo saggio, si parla del fratello più giovane di Luigi, che è Giovanni, di Domenico Boglia, che era suo cugino, e anche dei figli Achille e Oreste. Passiamo alla successiva. Ho detto un testo molto semplice, ripeto, dal punto di vista estetico e non contenutistico, con delle immagini come questa, questo disegno definitivo per il prospetto principale del Palazzo Municipale di Cremona, che anche qui, per collegarmi a tutto un po' il progetto e quindi anche alla mostra che oggi è ancora in atto fino al 12 presso la Biblioteca di Stato, tutte foto fatte dal fotografo che è il braccio destro di Roncalli, cioè Luigi Briseni. Questo era il volume che parlava di un architetto dell'Ottocento. Gli altri tre, che adesso da cui partiamo, invece, andiamo pure alla successiva, trattano di architetti, di tecnici, di professionisti che si muovono tutti nell'ambito del Novecento. E questo volume, anche lui, ve li ho portati per farvi rendere conto del volume, nel senso proprio della grandezza, ma poi quando vi dico cosa c'è dentro, dice ma tutte queste cose in quel libro lì? Ebbene sì. È un volume che è frutto anche questo di un incontro di studio che si è tenuto il 30-10 di 1997 nell'allora assessorato all'urbanistica, editati, ci vogliono sempre fare due anni per riuscire ad arrivare all'edizione, nel 1999. Quando venne fatto questo incontro di studio era assessore all'urbanistica Massimo Terzi, che qualche mese prima di quell'ottobre del 97 avevano proprio voluto intitolare ad Aldo Ranzi la sala della commissione urbanistica del suo assessorato. All'inizio del suo saggio Luciano fa un discorso che vedrete riprenderà anche negli altri, non tanto nel volume dedicato a Conduccio Contucci, ma in quello dedicato a Vittor Astelli, e cioè della difficoltà legata alla pregiudiziale ideologica, sto citando da lui, che per lungo termine ha influenzato ogni indagine sul cosiddetto ventennio e che solo negli anni 70-80 ha cominciato a essere rimossa in sede accademica. Ecco, questo è un elemento che unisce proprio i tre volumi di cui adesso brevemente vi accennerò. Sono tutti volumi dedicati a professionisti che hanno operato in città o nel territorio a partire dagli anni 30. E che quindi hanno sicuramente operato durante il periodo del ventennio fascista. Un periodo che, secondo Luciano Roncalli, ha subito e in parte forse ancora subisce una pregiudiziale ideologica. Io mi ricordo che lui ci teneva molto a dare tesi su questo periodo, su professionisti di questo periodo. E ebbe molte difficoltà a dare una tesi in particolare, quella su l'ingegner Mori. È sempre stato il suo grande cruccio. Dice, ha creato l'ingegner Mori, tanto per darvi delle idee se non conoscete, è quello che ha costruito l'attuale sede del Consorzio Agrario, che era la sede in Ciara del Giornale di Farinacci, e che ha costruito su Piazza del Duomo la quarta quinta. La quinta non antica, diciamo, da una parte c'è il Duomo, l'altra c'è il Battistero, di cui c'è il Palazzo Comunale, e poi c'è il Palazzo dell'Agricoltura. Un intervento che è stato sempre molto criticato, anche in tempi abbastanza recenti. Ecco, secondo Luciano Roncalli, queste critiche non partivano da una visione o da un'obiettiva, diciamo, giudizio sull'edificio, ma da una pregiudiziale ideologica. Siccome l'ha fatta l'ingegner Mori, non se ne può parlare.
e riuscì a dare la tesi con l'escamotage di darla, come spesso avviene, però quindi fu un escamotage non così strano. Nel mondo, per esempio, nel mondo della facoltà di lettere non si possono dare tesi a due persone in contemporanea su due cose diverse, cioè ognuno fa la tesi sul suo argomento. Invece nel mondo della tesi, nel mondo dell'architettura, ci sono tesi a due persone su due professionisti, e quindi Mori venne collegato a Contucci, quindi venne data una tesi a due studenti che fecero la tesi assieme, e studiando appunto Mori e Contucci. Ma a Mori non arrivò mai a una giornata di studi, perché ci fu e c'è, secondo me, ancora una pregiudiziale ideologica. Ma torniamo a Razzi. Allora, hanno dimenticato di dire che questo incontro di studio, come quello che vedremo su Vito Rastelli, ma anche in parte sul discorso di Contucci, ha di fianco a Luciano Roncai la DAFA, che allora era guidata dal professor Gianfranco. Rimaniamo quindi su Ranzi e andiamo alla prossima. Il saggio che Roncai scrive all'interno di questo volume è un saggio molto interessante, perché va proprio a studiare tutto il percorso dell'architetto Ranzi, un percorso piuttosto complesso. E il titolo del saggio dell'architetto Roncai era Aldo Ranzi, considerazioni, ma il titolo più ampio in cui si può dire fondamentalmente quello che si vuole, e va proprio ad analizzare tutto il percorso biografico di questo professionista, a partire dal contesto professionale di formazione, poi l'esperienza trentennale, quindi veramente importante, durante il ventennio, e qui, tornando a un discorso che ha fatto prima l'architetto Elisabetta, un momento di amnesia sul cognome, penso un po' di... succede, sul discorso dell'aspetto tecnico, dell'aspetto del materiale. Ad esempio, studiando Ranzi, nel suo saggio, Roncai sottolinea che le sanzioni che impedivano o frenavano l'uso del ferro, condizionavano quindi l'uso di questo materiale, spinsero Ranzi a fare ricerche, in particolare sul calcestruzzo. Quindi avete una foto alla vostra destra con Ranzi, la moglie e il professor Coppetti, ma dall'altra parte invece avete il prospetto di una chiesa, di un progetto che non fu mai realizzato, che è la chiesa di Sant'Ambrogio, che fu poi realizzato, come tutti sappiamo, invece da mezzo. Andiamo avanti, e visto che il testo, diciamo, fu voluto anche in parte dall'allora assessore urbanistica Massimo Terzi, nel saggio di Massimo Terzi appariva questa immagine, che è un progetto sempre di Aldo Ranzi, che non fu realizzato, per un mercato coperto che doveva andare a occupare l'area di Piazza Marconi. Quindi uno studio interessante, in cui a un certo punto, con il suo aplomb inglese che lo contraddistingueva, dice Roncai, fa due affermazioni abbastanza, secondo me, pungenti. La prima dice: ribaltando la scelta del ventennio precedente, sta parlando dell'attività di Ranzi durante il ventennio, che pur avallando eccessi di retorica formale aveva consentito l'uso e la sperimentazione di linguaggi innovativi anche a livello urbanistico, la conduzione repubblicana privilegiò la quantità alla qualità formale. Direi che è abbastanza fredda, ma molto incisiva, no? Un ventennio sicuramente con delle problematiche, ma che aveva spinto in alcune direzioni innovative, e invece una conduzione repubblicana che privilegia la quantità, ma che si dimentica un po' della qualità. E un'altra cosa, anche questa abbastanza pungente, che io condivido, a un certo punto gli dice: in un ambiente, quello cremonese, che parrebbe abituato, parrebbe, a produrre, a utilizzare competenze professionali locali, l'immissione del tessuto cremonese di Ranzi e di pochi altri, come ad esempio l'ingegner Contucci, di cui adesso parleremo, deve aver costituito un arricchimento in termini non solo culturali, ma anche umani.
Anche qui la frecciata mi sembra evidente, almeno io la interpreto così, in un ambiente chiuso fondamentalmente, dove chi non è dell'ambiente è guardato un pochettino così con un attimo di perplessità, diciamo, l'arrivo di due personaggi, Ranzi non era cremonese, Contuccio Contucci non è cremonese, e fecero bene. Io ricordo una frase che diceva l'architetto Massimo Terzi, che era cremonese, ma che guardava, non era cremonese, come l'ho detto, allora valora ancora di più la mia tesi, che diceva che la città di Cremona, che lui amava svisceratamente, per cui ha lavorato tutta una vita, è una città ruminante. Cioè una città che aveva dei tempi molto molto lunghi. Passiamo alla seconda delle tre pubblicazioni, quella dedicata a Contuccio Contucci, l'altro personaggio che viene immesso, come dice l'architetto Roncai, nel tessuto cremonese, e su questo personaggio esce un, questo è un librettino più agevole sicuramente, vedete che anche le dimensioni sono decisamente più smilzo, e non è, non sono gli atti di una, non è la, diciamo, la, l'idea di rendere per scritto gli atti di un incontro, ma sono invece gli estratti, sono sei articoli apparsi sulla strada della Daffa del 2001, fra questi vi è un saggio anche di Luciano Roncai, realizzati poi estrapolati come estratto e dati come omaggio natalizio agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, visto che l'ingegner Contuccio Contucci Quintani era appunto il senatore dell'Ordine degli Ingegneri. È un testo diverso dagli altri, intanto perché si parla di un ingegnere e non di un architetto, ma è estremamente interessante. Se andiamo avanti vediamo come lo spiega, quale è l'interesse, le parti in corsivo sono sempre frasi che io ho estrapolato dai libri che vi sto presentando, come lo presenta l'architetto Roncai. Dice, le sue progettazioni di Contuccio Contucci, costituite da fognature, pavimentazioni stradali, delineazioni di tracciati viari, rettifiche di canali, ponti, sovrappassi e sottopassi, tuttora tramano sia il sottosuolo che il suolo della città. La città vive sui manufatti di questo fattivo e silenzioso tecnico. Siamo davanti a un ingegnere e il disegno che avete come immagine è il prospetto e la sezione di un ponte, quello sul Calo Cerca, che non ha fatto edifici formalmente importanti, ma che forse, e forse questo forse vale ancora forse di più per oggi, con questo suo lavoro fattivo e silenzioso, ma mi piace il fattivo, ha creato la città, perché una città vive anche di questo, del sottosuolo, della pavimentazione stradale, oggi un tema direi di grande attualità, visto come sono ridotte molte strade della nostra città, di tracciati viari per via del traffico, di rettifiche di canali, insomma è un tema estremamente importante. Passiamo all'ultimo personaggio, eccolo qua, Vito Lastelli, torniamo al mondo degli architetti e torniamo ancora una volta allo stesso sistema di Ranzi. Giornata di studi e poi l'incontro viene pubblicato. La giornata di studi si tenne il 5 maggio 2001 ed era promossa dall'Ordine degli Architetti di Cremona e ancora dalla DAFA e poi in questo incontro, in questa giornata di studi che era stata curata dall'architetto Federica Fappani, da Anna Maramotti, da Luciano Roncai e da Gianfranco Taglietti, venne riunito in un, non un volume, in questo caso era un problema di soldi, giustamente ha detto prima l'architetto che lui riesce a fare tanti lavori senza denaro. Conosco un'altra persona che fa tanti lavori con pochi soldi e che fa fare soprattutto a me, ma non solo a me, per fortuna. Quindi non c'erano probabilmente il denaro per fare una pubblicazione, ma Luciano Roncai ha voluto lo stesso, è riuscito attraverso a Diot Fogliazza, che era in quel momento il direttore di Provincia Nuova, che era la rivista dell'amministrazione provinciale, a fare un supplemento al numero 1 del 2002 che contiene tutti i saggi, diciamo, di quell'incontro, che era stato un incontro estremamente corposo, 15 quelli di Voghera, 14 quelli di Ranzi, 20 quelli di Rastelli, quindi siamo veramente a una giornata di un po' formalmente per il pubblico da sfinimento, dico 20 persone che raccontano tutto. Ma
davanti al personaggio di Torastelli sicuramente Roncai aveva pensato che ne valesse la pena. E me lo dimenticate di dire, ma lo dico adesso, che sia il lavoro di Ranzi che il lavoro di Contucci, quello l'avevo detto, che di Rastelli nascono sempre da una tesi. Cioè gli anni fra il 95, il 98 e il 99 sono anni molto molto produttivi, anche se però l'archivio di Stato viene invaso dagli architetti del Politecnico di Milano che devono trovare documentazione per le loro tesi, ma che producono tante tesi e alcune di queste, come vi sto facendo vedere, diventano poi delle pubblicazioni. Andiamo avanti. Su Vittorio Rastelli mi fermo però soprattutto per un aspetto. Uno, trattando del tema del saggio particolare di Luciano Roncai, perché in tutti questi libri c'è sempre un suo saggio, in questo caso lui si occupa di Vito Rastelli, progettista del sacro. E non ho purtroppo, perché non c'è l'immagine, però Roncai scoprì nel lavoro d'archivio, perché era un grande studioso e ricercatore d'archivio, che esisteva presso la Commissione d'Arte Sacra una domanda di Vito Rastelli per poter presentare un suo progetto per Sant'Ambrogio. Quindi Sant'Ambrogio è stato progettato da Ranzi, progettato da Rastelli. Di Ranzi avete visto come doveva essere il progetto di facciata. Di Rastelli abbiamo solo la domanda, ma se c'è una domanda ci sarà stato anche un progetto che però non è stato reperito, e poi la realizzazione di Muzio. Ecco, e Luciano Roncai giustamente dice sarebbe molto interessante andare ad analizzare come questi tre architetti avevano ipotizzato, uno poi è riuscito anche a realizzarlo, in questa nuova chiesa, in questo nuovo quartiere della città. Ma chiudo e completo, diciamo, questo mio intervento dedicando questi ultimi minuti a un altro aspetto che però è Luciano Roncai a sottolineare già nel suo saggio, e cioè come a un certo punto nasca fra Vito Rastelli e fra lo scultore Dante Ruffini quello che la figlia, sempre in questo volume, in questo estratto del Provincia Nuova, chiamò in modo molto intelligente sinfonia creativa. Io ho messo queste due immagini, non so se le riconoscete, allora quella alla vostra sinistra è la scala elicoidale che c'è all'interno del cortile di Palazzo Fodri, Palazzo Fodri di cui Rastelli guidò, fece il progetto di restauro e guidò il restauro dal 1932 al 1933. In quello stesso palazzo operava negli stessi anni Dante Ruffini, che si occupa di un'altra cosa, rifà i busti in terracotta della facciata. Forse si conobbero in quel momento, forse si scambiarono, però divenne una collaborazione. Infatti l'altra immagine invece è una villa su Viale Trento Trieste, Casa Gobbi, che è stata progettata da Vito Rastelli, ma... Cosa villa? No, qui c'è scritto Gobbi. Forse è il nome precedente, diciamo, per cui fu fatta la progettazione, oggi è Casavilla, ma Casagobbi è, diciamo, il progetto originario. È il fatto appunto da Vito Rastelli, e se passate da Viale Trento Trieste, guardate la facciata, sul fianco c'è una Madonnina che è una realizzazione proprio di Dante Ruffini. E andando avanti, adesso mi fermo proprio su questo Sinfonia Creativa, che dagli anni 50 in poi diventa una collaborazione molto importante. Qui abbiamo un'immagine del sarcofago della cappella della famiglia Negroni, che venne fatta come cappella, come architettura da Vito Rastelli, e come parte invece decorativa da Dante Ruffini. Ma l'elemento forse più interessante, vediamo la successiva, è invece questo progetto che si realizzò, il progetto della fontana ornamentale al ricordo dei caduti, quella che per intenderci sta in fondo a via Palestro, sulla parete dell'attuale istituto Beltrami, che è un progetto che nasce proprio insieme Vito Rastelli per la parte architettonica, Dante Ruffini per la parte scultoria. Partecipano con il bozzetto che qui vedete riprodotto su una pagina del quotidiano La Provincia del 1964 al concorso indetto dall'amministrazione provinciale, lo vincono e lo realizzano. Andiamo avanti, vi avete visto la foto del 64, ma io vi posso far vedere il bozzetto di oggi, perché il bozzetto è ancora conservato
presso la famiglia, nell'archivio e nella grande, diciamo, raccolta di gessi della produzione appunto del padre, che Marco Ruffini e Laura Ruffini ancora oggi gelosamente conservano. Quindi io sono andata a casa di Laura a fotografare il bozzetto, che un po' ha qualche problemino di conservazione, ma diciamo è ancora in ottime condizioni generali, e attraverso la fototeca di proprietà appunto della figlia vi posso far vedere anche i momenti, diciamo, di progresso del lavoro. Quindi il bozzetto in gesso presentato al concorso che lo vince, e dall'altra parte la foto invece del bozzetto in creta che sta delineando, che ha già delineato nel suo studio Dante Ruffini, su cui poi l'artista ha già fatto la quadrettatura, non so se riuscite a vederla perché è un po' scura la fotografia, per poter come dire, far esplodere poi il bozzetto e portarlo nelle dimensioni della fontana vera e propria. Andiamo avanti, due particolari, il particolare del bozzetto in gesso che viene prestato al concorso e il particolare invece della realizzazione in creta, quindi non è ancora bronzo questo, la fontana viene poi ovviamente colata in bronzo, e che l'artista sviluppa nel suo studio. Andiamo avanti, ma nello studio ancora oggi conservato dai figli abbiamo questo prigioniero di guerra, che evidentemente è un particolare estrapolato da Dante Ruffini dalla fontana, che fu presentato fuori catalogo alla terza mostra interregionale d'arte del 1962 e che in un articolo di Elda Fezzi, di cui la Società Storica ha curato due anni fa, nel 2018, un libro, e Elda Fezzi lo presenta così. Due anni fa, giusto? Il suo corpo è come imprigionato in una rete di filo spinato, divenuta rete grossa e tenace intorno alla figura abbandonata in una posa di stanca tristezza. Bella questa recensione, come sempre questa critica molto puntuale di Elda Fezzi. La composizione in terracotta e bozzetto con una costruzione in bronzo che è appunto la grande fontana. E chiudo. C'è un'altra cosa, a Luciano Roncai devo anche la possibilità del testo, nel suo testo mi fa una nota in cui dice che Vito Rastelli e Dante Ruffini elaborarono insieme un progetto di non realizzato, in questo caso, di un monumento ai caduti da per tutte le guerre da fare a sospiro, che doveva essere collocato nella piazza antistante all'ospedale, cioè istituto insomma che oggi è a sospiro. Di questo bozzetto non esiste più il bozzetto, ma andando a scartabellare nella fototeca appunto che è ancora di proprietà dei figli, io ho trovato questa immagine e ipotizzo, perché non abbiamo un documento, che questo possa essere proprio il bozzetto pensato per la parte architettonica da Vito Rastelli, per la parte scultoria da Dante Ruffini, per questo monumento che in realtà non venne realizzato. E chiudo veramente questa volta tornando a Vito Rastelli, abbandonando appunto Dante Ruffini, con questo plastico pubblicato sempre sul volume, sul numero di Provincia Nuova, della sede dell'Istituto di Istruzione Superiore Nello Togliani, che vede committente l'amministrazione provinciale di Cremona e Comune di Cremona, e tra progettisti Giovanni Gentilini, Vito Rastelli e Libero Guarnieri. E pur fatto questo lavoro iniziato nel 1962, quindi se oggi festeggiamo varie ricorrenze, l'anno prossimo c'è anche quella della realizzazione da parte di Vito Rastelli, ma non solo di lui, quello che oggi è la più grande scuola, l'Istituto Superiore della nostra città. Grazie. Dalle tesi di laurea ci fu anche quella dedicata a Gentilini, che non so se era appena morto o se era ancora in vita. E poi c'è da ricordare questo, che sembrava un azzardo, sia Rastelli che sia Ranzi che Contuccio Contucci erano funzionari del comune di Cremona. L'ingegner Contucci, ingegnere capo, Rastelli, Ranzi, divenne anche lui, entrò nel 24 e fece tutta la sua carriera nell'amministrazione comunale, però con grandi risultati. Ecco,
quindi tecnici, lui, l'idea di Roncai era anche di valorizzare queste figure che pur avendo percorso la carriera lavorativa in un ente pubblico erano comunque riusciti a esprimere idee nuove e attività, ecco, che normalmente dice beh è un dipendente del comune, magari non può, invece entrambi furono importanti espressioni dell'architettura cremonese. Bene, grazie a Sonia Passini che ci ha richiamato queste opere arcante, devo dire, realizzate da Luciano Roncai e soprattutto su architetti non lontani nel tempo, devo dire, piuttosto recenti. E ha ragione quando parla di un monumento, questo su Voghera. Non so se abbia veramente modo di rispecchiare l'indole di Luciano, certamente rispecchia l'indole del nostro dipartimento, che avevamo soldi, per cui quello che potevamo permetterci era una piccola brossura, però devo dire, siamo riusciti a diventare due collane, sono due realtà, due serie, con grande fatica, devo dire, e senza soldi, come al solito. Un'altra piccola presentazione, mi ha insignito del titolo di architetto, no. E io non sono architetto, non sono neanche ingegnere, anche se con ingegneri ho un rapporto particolare, perché sono arrivato in lettere a Padova dopo un biennio di ingegneria fatto a Bologna, per tanto per capire che non sarebbe mai stato il mio mestiere, e per cui ho cambiato radicalmente, no, da Bologna a Padova, perché c'era il più bel centro d'oro di storia dell'arte, un concertato di storici dell'arte, e non solo, di grecisti, latinisti e quant'altro. Mentre invece è architetto chi si è seduto adesso alla mia destra, cioè Walter Rosa. Su Walter Rosa ho un po' di qualcosa da dire, perché di Walter Rosa parlo anche a nome di mia moglie, abbiamo cominciato a sentire parlare quando ero ancora, non dico un bambino, ma un ragazzetto, perché la sorella Dina Rosa era compagna di studio di mia moglie in cattolica, per cui portava sempre il bando di mano Walter Rosa, ingegno di famiglia naturalmente. Poi me lo sono ritrovato in realtà in architettura a Milano, non si è laureato con me, tanti sono laureati con me, non lui, un altro professore, però ha pensato di discutere la tesi nella commissione da me presieduta. E ha ragione veduta secondo me, perché il Walter Rosa è architetto sicuramente, poi magari avrà conseguito anche altre lauree, non lo so, ma è un architetto sui generis, nel senso che è molto curioso, questo si assimila quello che ha nominato per il grande amico Eugenio Battisti, che parlava di streghe, di stregonerie, di labirinti, tutte queste cose. Lui ha fatto la tesi, se vado a memoria, anche qui, ma qui si parlava molto di aerostati, giusto? Ora, gli aerostati con l'architettura, sì, certamente, uno si innalza sulla mongolfiera, vede l'architettura da là come i droni di oggi, meglio perché sono silenziosi, e poi vanno dove porta il vento, mentre invece i droni dove uno li guida, però con l'architettura. Ora, una tesi del genere discussa di fronte a una commissione di ortodossi, progettisti, urbanisti, tecnologi, cioè questi che hanno naturalmente imparato, cioè lì o si va col progetto, fatto il progetto della casa, fatto il progetto di un po' di urbanistica, lasciamo stare i tecnologi che non li ho mai amati troppo, e lì non potevo discutere la tesi perché l'avrebbero naturalmente bastonato. Non la mia commissione, era una commissione pluralista, arrivavano tutte le tesi più stravaganti, non so se tu hai conosciuto Corrado Levi. Corrado Levi era, secondo me, una persona di grande intelligenza che però portava delle tesi che mai e poi mai avevo discutere di fronte alla commissione di architetti veri, di dei veri, tra virgolette, perché l'avrebbero naturalmente censurate, ed era, queste robe non si fanno, non è una cosa. Invece Walter Rosa, sì. Walter Rosa che poi naturalmente ha avuto tutta una serie di passaggi e insegna all'Accademia di Brera, non agli architetti per fortuna, lo dico io da non architetto, quindi andiamo d'accordo su questo, che ha tanti, ha pubblicato varie cose, io scambiando la sua bibliografia non ho trovato quasi nulla che riguardi l'architettura, pubblicato sul Picci, su altri pittori, su Leonardo, cioè, sugli architetti proprio non se ne voleva parlare. Era una qualche ritrosia, anche lei, però qualche problema. Tra i tanti meriti di Walter Rosa, e quello sta scritto qua, quello di avere, credo sia stato l'ideatore all'inizio,
di questo museo, e invito tutti che non, se non lo conoscono, andatelo a vedere. Lei mi ci ha portato la Terrosa, mi ha fatto da guida tempo addietro, e è il museo di Otti di Casalmaggiore. Diotti è un pittore molto importante, classificato anche male a volte, no? Come neoclassico, cioè se non è più storicista che neoclassico, più romantico, però vabbè. Allora, ce lo stiamo pubblicando anche un disegno di Diotti, tra l'altro, posseduto da Carlo D'Arco. Però è un museo che è anche un museo, è casa d'artista, perché è la casa nel quale Diotti ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. E questo, devo dire, è uno dei tanti meriti di Walter Rosa. Quale Walter Rosa ci parlerà degli studi su Casalmaggiore, penso, di Luciano Rocai. Lo invito ad essere un po' stregato, perché su Casalmaggiore Luciano Rocai ha pubblicato una specie di enciclopedia, no? Di, sì, sì, altrimenti facciamolo, io lo treno anche, quindi mi prego di tenere conto di questo dettaglio, che non è un dettaglio, anche il coltanino, che anche la mia moglie, che tra l'altro è quindi. Bene, la parola. Grazie. Grazie professor Cappigiani per questa simpatica presentazione. Sono grato agli organizzatori, alla Società Storica, alla Famiglia Rocai per l'invito a partecipare a questo convegno. Questa occasione mi ha in qualche modo costretto a riflettere su quanto nel mio lavoro di conservatore in particolare devo agli studi dell'architetto e professore Luciano Rocai. Dagli interventi di chi mi ha preceduto trattengo due indicazioni che reputo importanti, che mi hanno guidato a precisare meglio il tema di questa comunicazione. La prima mi giunge dal discorso di presentazione di Marina Brignani per la mostra bibliofotografica vestita in Biblioteca Statale. Si è parlato non solo di complementarietà delle fotografie di preservi con le ricerche di Rocai, ma anche di un primato dell'immagine nel lavoro dello studioso. Mi sento di estendere questo ragionamento anche a fonti visive come dipinti, disegni, mappe e incisioni calcografiche che, seppur hanno un valore meno certificante nella fotografia, hanno assunto spesso negli studi di Rocai un ruolo speciale, per nulla scontato. Egli dunque non si è limitato a segnalare delle fonti visive inedite funzionali a suffragare quanto emergeva nei documenti, nei testi scritti, ma le ha trasformate in immagini guida, riuscendo persino a proiettarle fuori dall'ambito ristretto degli studi nell'immaginario di una comunità, come è accaduto a Casalmaggiore. Ricordo che molte di queste immagini, per sua iniziativa, sono state poi riprodotte su carta usomano dall'editore Turris, e qui apro una piccolissima parentesi, perché forse gli atti del convegno, se seguiranno appunto queste giornate, dovrebbero magari contemplare anche un intervento relativo proprio al rapporto di Luciano Rocai con l'editore Turris, che è stato decisivo anche per tanti studi che poi ne sono seguiti grazie a numerose pubblicazioni promosse. Dicevo, immagini riprodotte in grande che hanno finito per adornare case, studi e uffici di mezza Casalmaggiore, in un certo senso prendendo il posto che nell'Ottocento era riservato alle stampe di Giovanni Volpato e di Paolo Toschi. La seconda importante indicazione la prendo dalla relazione di Maria Teresa Ferraboli, la quale, sottolineando una delle peculiarità degli studi di Rocai, ovvero la competenza in fatto di tecniche e materiali del costruire, ne ha mostrato la radice non nella ricerca storica, ancora a venire, ma nella contemporaneità, ovvero da una parte nella tradizione dell'impresa familiare e dall'altra nella precoce attività pubblicistica e di progettazione svolta nell'ambito della prefabbricazione e dell'impiantistica. Nel cercare di tirare le somme di queste due preziose indicazioni, credo di poter affermare che nella ricerca storica di Rocai il primato dell'immagine derivi, anche in questo caso, da uno sguardo che muove dalla contemporaneità, da una particolare familiarità con le arti visive del Novecento, da una competenza critica che è rimasta in gran parte in ombra e che è raramente arrivata alla scrittura. Sono state le occasioni di confronto che ho avuto con lui, non sulla storia dell'architettura o la storia di Casalmaggiore, ma sulla pittura e la scultura del secolo scorso.
avendolo coinvolto a vario titolo come prestatore, come consulente, come collaboratore di alcune mostre allestite al Museo Chiotti, a rivelarmi appunto la grande competenza che lui aveva in materia. Alla luce di quanto appena riferito, si comprenderà perché per parlare del ricerche di Luciano Roncani sulla storia di Casamaggiore io abbia scelto di partire, vediamo la prima slide, da quattro immagini che per la storia di Casamaggiore assumono un significato speciale. Ma procediamo con ordine. A scorrere anche solo rapidamente la sua bibliografia ci si accorge di quanto sia vasta e varia per argomenti la produzione di studi su Casamaggiore. Le occasioni di studio sono state non di rado i cantieri di restauro, penso in particolare a quelli sul teatro di cui riferirà fra poco Adelaide Donzelli, sul complesso monastico di Santa Chiara o sul Palazzo Martinelli, solo per citarne alcuni. Ma sono state occasioni speciali anche la scoperta di documenti iconografici capaci di aprire nuove prospettive di ricerca. Tutti questi studi non sono però confluiti in un'unica opera organica sulla storia di Casamaggiore, ed era quanto io al principio degli anni 90, facendomi la ricerca storica, mi sentivo quasi di rimproverargli, ancora inconsapevole delle difficoltà che avrei incontrato in questo campo. Le difficoltà, più volte dichiarate da Luciano Roncani, non dipendevano solo dal fatto che la storiografia locale evidenziava una vistosa lacuna negli ultimi 150 anni, ovvero dal tempo di Giovanni Romani e degli ultimi cronisti vissuti tra 7 e 800, o ancora dal fatto che gli archivi locali estremamente poveri mostravano una vistosa dispersione documentaria avvenuta nei secoli precedenti e che quelli privati risultavano inaccessibili, e lo sono tuttora, ma dalla natura stessa dell'oggetto, Casalmaggiore, sfuggente alle narrazioni storiche correnti. Il professor Roncani, nei suoi discorsi, esortiva spesso con un'affermazione suggestiva secondo cui Casalmaggiore, sino alla metà del Cinquecento, avrebbe rischiato, l'espressione sua, di diventare un centro molto importante se non gli avessero messo due grosse spine sui fianchi, da una parte Sabbioneta, dall'altra Colorno. Argomentava questa potenzialità mostrando la carta del corso del fiume, rilevando la posizione strategica di questa terra di confine, i benefici che derivavano dai commerci in transito sul Po, le aspirazioni della popolazione locale che muovevano da spinte autonomistiche di vecchia data e via dicendo. Certo, la storia non si fa con i se e con i ma, Roncani era perfettamente consapevole, ma è pur vero che non ci si può mai appiattire sulla lettura dei documenti o sulla semplice cronologia dei fatti locali, seppure inquadrati e interpretati entro la storia globale, specialmente nel caso di Casamaggiore. Perché quella grandezza di città irrealizzata, questa sua dimensione oserei dire utopica, ovvero di una città che non ha avuto luogo, nel caso di Casamaggiore, sarà sempre pronta a riemergere nel corso della storia, pronta a calarsi nei fatti, nei luoghi e nella pietra, pur senza dar luogo compiutamente a una rinascita. Tutto questo Roncani l'ha spiegato concretamente attraverso la scoperta e l'interpretazione di immagini guida. Partiamo dalla prima, una bella stampa di Marcantonio dal Re che raffigura un gran ponte di barche sul Po in occasione del passaggio nel 1760 di un corteo principesco che accompagna l'infanta Isabella di Parma diretta a Vienna quale promessa sposa di Giuseppe II, futuro imperatore. Un esemplare di questa stampa è sempre stato appeso nella biblioteca comunale, ma nessuno prima di Roncai l'aveva degnata di un interesse particolare. Nell'89 Roncai pubblica presso la Turris di Cremona un piccolo libro che ha legata, ripiegata nella tasca in fondo, passiamo alla successiva, la riproduzione in scala reale dell'esemplare conservato nell'archivio di Stato di Parma, perché possedeva una, diciamo, un esemplare meglio conservato di quello presente a Casamaggiore. Il desiderio di vedere riproposta la più prestigiosa stampa settecentesca di Casalmaggiore data da lungo tempo e solo ora questo l'incipit del libro, quindi il desiderio di proporre un'immagine.
La lettura visiva dell'immagine, peraltro provvista di estesa leggenda, viene posta dunque in primo piano. Noi sappiamo molto bene che le rappresentazioni visive, che si tratti di cerimoniali festivi o anche di semplici cartografie, non vanno mai prese come testimonianze veritiere senza le dovute cautele, in quanto prodotti ideologicamente orientati, talvolta con valore ideale o progettuale, piuttosto che come testimonianze dell'accaduto o dello stato di fatto. Nel caso di questo evento, vediamo le successive, Roncai però segnala che oltre all'incisione con la sua ampia leggenda, disponiamo di una relazione ufficiale a stampa, di una cronaca manoscritta, vediamo la successiva, riportata nel volumetto, nonché di una cospicua documentazione archivistica, quindi un insieme di fonti che vengono fatte opportunamente interagire. Roncai dunque ricostruisce la complessa macchina dei cerimoniali per la consegna dell'infanta Isabella, chiamando in campo tutti i protagonisti e gli esecutori, ingegneri, fisici, idraulici, progettisti ed esecutori di apparati, con quell'attenzione alle diverse figure professionali che contraddistingue, come abbiamo sentito poco fa dalla relazione di Sonia Tassini, tutta la sua ricerca. Consapevole Roncai che nell'età in cui le professioni tecniche non erano ancora ben definite dal punto di vista della formazione, anche il capomastro di talento può meritare la stessa considerazione che lo storico riserva alle riconosciute figure di un architetto o di un ingegnere. Ma perché risulta così interessante questo evento per la storia di Casalmaggiore? Elevata da alcuni anni città da Maria Teresa, Casalmaggiore era tale solo di nome. Che cosa può fare di un piccolo centro una vera città, al di là della sua dimensione e dei dati demografici? Il discorso può svilupparsi su vari piani, ma restando ancorati a quella circostanza, direi essenzialmente la capacità di autorappresentarsi e saper disporre e gestire le strutture dell'ospitalità. Come una cartina al tornasole, l'evento del 1760, abbiamo la successiva, pone in luce tutti i problemi e le difficoltà connesse, cito ancora Roncai, alla trasformazione di un pacifico borgo di confine che perse da quasi due secoli importanza strategica, ridotta di molto la sua importanza economica, non aveva ancora concretamente iniziato quella riqualificazione urbana che l'avrebbe portato nella seconda metà del XVIII secolo e per tutto il XIX a dotarsi di attrezzature pubbliche ed edifici privati di ottima qualità, fine della citazione. Solo 10 anni dopo, dietro la spinta di quell'evento per il quale era stato necessario ricorrere a tecnici e maestranze esterne, sarebbe iniziato invece con forze interne un processo di rinnovamento culturale, artistico ed architettonico, portatore non solo di antiche aspirazioni, ma denso di conseguenze per il successivo sviluppo della cittadina. Andiamo al successivo. Ora è stato proprio sulla suggestione di questa immagine riscoperta da Luciano Roncai, vedete come in modo analitico, pagina per pagina del libro, sviluppa dettagli, ingrandisce dettagli di quella stampa, cioè lavori proprio concretamente sull'immagine. Nel solco tracciato dalla sua analisi ho personalmente iniziato ad occuparmi della storia artistica di Casalmaggiore, andiamo alla successiva, potendo tra l'altro rintracciare alcuni vecchi arredi come le console ancora presenti nei depositi comunali a Prossima, verosimilmente le stesse impiegate in quell'occasione. Andiamo ancora alla successiva. Chi oggi, visitando il Museo di Orti, entra nella prima sala, fra ritratti di personaggi illustri del XVIII secolo, noterà poi la stampa di Marcantonio Dal Re a far da baricentro e introduzione a una novella storia per la cultura e l'arte di Casalmaggiore che da quel fatto ha preso avvio. Andiamo alla prossima. E questa novella storia noi la riacciuffiamo, per così dire, attraverso un altro documento visivo inedito pubblicato da Roncai qualche anno prima, ovvero le 4 vedute di Casalmaggiore disegnate nel 1863 da Luigi Quarendi, il migliore allievo locale di Giuseppe Diotti. La composizione reca la firma e la dedica a Ippolito Longari Ponzoni, suo mecenate, e figura di rilievo a Casalmaggiore negli anni postumitali, quale sindaco della città e per aver tra l'altro promosso la prima grande esposizione agricola e industriale
del 1865, con la quale la cittadina, partecipando con senza ambizione del clima del momento, segnala i primi passi della rivoluzione industriale quale motore del suo rilancio economico e del suo sviluppo urbanistico. Tale composizione di microvedute, perché sono piccoli disegni a matita, viene scomposta da Roncai in quattro tavole ingrandite, passiamo alla prossima, in modo che si possa cogliere ciò che normalmente sfugge all'occhio. Anche queste sono state pubblicate da Turris. La prima tavola è il ponte di barche, non più apparato effimero per passaggi reali, ma via stabile di transito per uomini e merci, che incrocia quella più antica via del fiume, ora solcata emblematicamente da un battello a vapore. Andiamo alla successiva, la grande piazza del mercato, già nel suo assetto ormai definitivo, se si esclude il palazzo comunale. Quella dopo, la nuova chiesa di Santo Stefano, opera dello Zuccari, altra figura che lui ha studiato lungamente e di cui ha scoperto tra l'altro l'archivio privato. Impresa sovradimensionata che aveva coinvolto tutta la comunità e modificato il profilo stesso della città, nonché il potere di sviluppo della locale produzione di laterizi, come ci ha spiegato bene il professore in diverse sue pubblicazioni. Vediamo quella successiva. L'ultima, il Palazzo degli Studi, sullo sfondo, già Collegio dei Bernabiti, oggi sede della biblioteca, e il grande porticato, primo piano, del Foro Boario, di recentissima costruzione allora, che sarà il luogo deputato della grande esposizione del 1865. Andiamo alla prossima. L'Ottocento, però, non è solo il secolo dell'industria e del progresso, ma l'età in cui, riconsiderando le memorie patrie, ci si pongono per la prima volta i problemi della tutela e della conservazione dei monumenti. Un edificio in particolare, il cinquecentesco Palazzo Martinelli, testimone proprio di quell'età in cui Casalmaggiore ha rischiato di diventare una città importante, calamita l'attenzione di alcuni operatori del XIX secolo, alcuni quasi sconosciuti, altri più noti come l'architetto Fermo Zuccari. Luciano Roncai si interessa all'edificio come architetto incaricato di un progetto di restauro e vi dedica un importante studio in cui segnala due fonti iconografiche inedite. Passiamo alla successiva. Un rilievo della facciata eseguito da Fermo Zuccari, tratto da uno dei suoi taccuini, delicato disegno a matita libera in cui scopriamo che sul timpano del portalino era collocato lo stemma gentilizio dei Mattei che ora si trova all'interno dell'edificio. Andiamo alla prossima. Un disegno di un capomastro, decisamente più modesto e ingenuo, ma non meno interessante, perché comunque capace di darci molte utili informazioni. Ad esempio, nel restituire la certi di antiche iscrizioni in lettere capitali sulla fascia mediana e una data, 1450, che, seppur improbabile, potrà essere corretta con un più credibile 1501, come ci informa altro documento segnalato sempre da Roncai. Ma faccio notare che la goticizzazione, passatemi il termine, del disegno della facciata, seppure indice di imperizia, porta con sé un'informazione importante, perché la storpiatura dell'ornato classico del primo Cinquecento denota nelle sue forme non ciò che il capomastro vede, ma quello che lui conosce della tradizione decorativa fittile lombarda precedente. Quella tradizione che, grazie poi alle novità portate a Milano, verrà in parte assorbita e decisamente rinnovata. Accade insomma con questa immagine, che è meno accattivante, meno emblematica forse di quelle che abbiamo visto prima, quello che succede in campo linguistico con le parole derivate, paradossalmente portatrici di un etimo più antico delle parole da cui derivano. Andiamo all'ultima immagine. Per concludere, volendo farlo in omaggio all'anno dantesco, oltre che seguendo il filo logico dei ragionamenti, propongo un articolo di Luciano Roncai, forse sfuggito alla sua bibliografia, in cui sulla pagina di un periodico locale segnalava un affresco di Antonio Guadagnini che orna la volta di uno studiolo nel Palazzo Favagrossa, un edificio da lui a lungo studiato in quanto opera dell'architetto Luigi Voghera. La segnalazione, importantissima per il tema, l'incontro di Dante con Beatrice,
e il suo più probabile risvolto patriottico risorgimentale, nel 1992, l'anno dell'articolo, passò quasi inosservata. Ci voleva l'anno dantesco per riconsiderare questo luogo, scoprendo che, a quel che si conosce, si tratta probabilmente del primo gabinetto dantesco realizzato in Lombardia, un primato tutto da interpretare, precedente persino di alcuni anni quello meraviglioso del Po di Pezzoli. Andiamo alle ultime due slide. Come tale, lo abbiamo segnalato, come Museo di Otti, negli itinerari danteschi sul sito della rete dell'Ottocento Lombardo. Da qui si è aperta, andiamo all'ultima, una nuova pista di ricerca che attualmente coinvolge alcuni studiosi dell'Ottocento, un nuovo e possibile squarcio sulla storia culturale e politica di Casalmaggiore, e anche di questo siamo grati a Luciano Volcani. Curato da Luciano Roncai.
ha cercato in ogni modo di essere il più possibile rispettoso di quello che era stato il progetto iniziale di Andrea Mones, un artista casalasco di origine, ma poi attivo a Mantova. Come vedete, il teatro, che allora si chiamava Teatro Sociale perché fu voluto da 12 notabili di Casalmaggiore, che facendosi interpreti della necessità di dotare la comunità che era stata elevata a città da Maria Teresa d'Austria nel 1754 e quindi in un contesto culturale allora molto, molto vivace, necessitava di un teatro stabile, perché in precedenza il teatro era ubicato in una sala al secondo piano del vecchio palazzo municipale. Questo edificio sembra la scala in piccolo, adesso quando voi vedrete l'interno, è un edificio in forme neoclassiche, quindi ispirato al principio della sobrietà, della compostezza e semplicità. Come vedete ha una successione di tre ingressi d'arco tutto sesto che in origine servivano per far scendere dalle carrozze le persone. Poi successivamente, come vedrete anche in altre immagini, questi ingressi sono stati vengono aperti solo in determinate occasioni e l'accesso al teatro avviene lateralmente a sinistra. L'edificio viene progettato da Andrea Mones fra il 1780 e il 1783, l'anno in cui appunto viene aperto al pubblico, e viene anche dotato di un edificio più piccolo, che è quello che vedete a sinistra, che è quasi contemporaneo alla costruzione, ma svolgeva funzioni, diciamo così, di intrattenimento più popolare. Infatti questo edificio è stato tramandato nel tempo con il nome di Fastassa, che è una, diciamo così, italianizzazione del termine dialettale festaccia, senza voler con questo dare una connotazione dispregiativa. Era un locale adibito alle feste popolari, per carnevale, in occasione delle fiere. La facciata però che vedete, sempre in adeguamento ai canoni estetici del neoclassicismo, risale ai primi del Novecento. La parte superiore dell'edificio presenta tre finestroni sormontati da lunetta d'arco tutto sesto, ritmate da coppie di lesene di ordine tuscanico. In origine, come vedremo tra poco nelle immagini, sulla sommità c'erano due acroteri, poi sostituiti da questo attico. Vediamo la successiva. Ecco l'interno del teatro, con una cave a ferro di cavallo, proprio in adeguamento alle esigenze acustiche delle rappresentazioni del melodramma, e presenta tre ordini di palchi e un loggione per una capienza di 368 posti. In origine la platea non era dotata di poltrone, perché questo avvenne a metà dell'Ottocento, in quanto inizialmente si danzava nella platea. Il progetto viene sottoposto dal Mones all'approvazione e ai consigli del Pier Marini. Si conserva nell'archivio di Stato di Milano, e credo che sia stato proprio Luciano a reperire questo documento, una lettera indirizzata a un illustrissimo signore, non menzionato, ma probabilmente uno dei 12
promotori della costruzione, in quanto in corso d'opera si richiede il parere del Piervanini perché l'edificio probabilmente presentava qualche debolezza progettuale. Del resto il nostro Mones esordisce come decoratore e a lui si deve anche il cielo del soffitto in cui sono rappresentate figure femminili che danzano, probabilmente sono le nove muse ed Apollo, e poi tra un esagono e l'altro ci sono dei tondi con dei volti di personaggi che in un primo momento erano stati interpretati come i volti dei 12 promotori del teatro settecentesco, ma essendo invece 10 probabilmente sono solo dei personaggi della cultura del XVIII secolo. Dotato, come vedete, di un palco reale, i palchetti presentano degli arredi che non sono più quelli originali, ma nel corso del suo recupero l'architetto Roncai consultò i tecnici del Teatro alla Scala di Milano, che di poco è preceduto, 4-5 anni precede la costruzione di questo teatro, e quindi sono stati poi rifatti sulla base di disegni originali del Piermarini. Questo perché il mobilio originale non si era conservato, in quanto i palchettisti, essendo proprietari dei palchi, poi se li sono tenuti. Va detto che quando poi il teatro andrà in declino, e lo vedremo, si era reso particolarmente oneroso il recupero del teatro, e quindi i palchettisti, molti dei quali erano gli eredi di quei soci fondatori del teatro, allora denominato per questo proprio teatro sociale, hanno ceduto le quote al comune, ed è per questo che il teatro è chiamato comunale. Al centro un lampadario ligneo, perché quello originario settecentesco a gocce di cristallo non si è conservato, ma già principio del Novecento era stato adeguato all'illuminazione elettrica e quindi sostituito. All'interno dei palchi, ormai nel tempo la tappezzeria originale era andata perduta, per cui era stata sostituita con una carta da parati, anch'essa danneggiata, e quindi nel corso del restauro i palchi sono stati tappezzati con dei damaschi di natura però ignifuga, quindi per recuperare, per adeguarlo alle norme vigenti antincendio. Le decorazioni esterne dei palchi sono per lo più quelle originali, e sono state ridorate e riadattate, ma si sono conservate. Vediamo l'immagine successiva, in cui avete modo di vedere meglio il cielo del soffitto. Anche qui è stato fatto un lavoro notevole, perché sotto c'era un massitto di legno e le parti dipinte erano dipinte su delle tele che quindi hanno richiesto un intervento di restauro notevole, perché sono state tolte e applicate a un substrato ignifugo e poi restaurate. Passiamo alla successiva, e da queste immagini potete notare alcuni cambiamenti. Questa è un'immagine del teatro, che allora si chiamava ancora sociale, preso dalle 100 città d'Italia. Questo supplemento che usciva mensilmente con il Secolo d'Italia, il Secolo, una rivista, un quotidiano
quotidiano, scusate, che attraverso questi mensili si proponeva di divulgare la conoscenza dell'Italia e veniva venduto anche a modico prezzo, e è significativo che fin dal 1902 Casalmaggiore fosse inserita tra le bellezze notevoli d'Italia, incentivando così quello che stava diventando un turismo di massa, ovviamente per quelli che avevano i mezzi, quindi siamo ben lontani dalle nostre idee di un turismo così diffuso. Allora, come potete vedere dalle immagini, nella parte inferiore le aperture erano soltanto due e la fastassa, il corpo di fabbrica più basso, non aveva ancora la facciata che poi è stata fatta agli inizi del Novecento. Nella sommità c'erano questi due acroteri di cui abbiamo parlato. Lasciamo l'immagine delle 100 città e vediamo un'altra cartolina che risale ai primi decenni del Novecento, e qui la fastassa ha già la sua facciata, così come poi vedremo restaurata e chiusa da una vetrata. Passiamo alla prossima e anche in questa cartolina vediamo qualche trasformazione, perché c'è un giardino sul fianco e ancora non c'è quella cancellata da cui hanno accesso il personale che, di rappresentazione. Passiamo alla, ecco, l'immagine successiva in cui si vede questa cartolina circa degli anni 30, in cui si vede appunto questo cancello. Passiamo all'immagine successiva e ahimè ecco che ha inizio il degrado del teatro. Come mai? Il teatro rimane molto attivo fino a circa 1960, si viene fatto anche un tentativo di trasformarlo in un cinematografo. Nel frattempo Casalmaggiore si dota di altre tre sale cinematografiche, i costi di allestimento anche degli spettacoli diventano sempre più onerosi e quindi il teatro va piano piano in declino e in abbandono. Esiste un progetto di Luciano Roncai che si data al 1970, progetto congiunto con l'allora ingegnere del comune di Casalmaggiore, l'ingegnere Mentore Daolio, e quindi questa idea iniziale di riproporre il teatro. Però poi non trova seguito questa idea, anche per i costi impegnativi da sostenere da parte dell'amministrazione comunale, e quindi bisognerà attendere al 1987, quando prenderà a piede proprio l'idea di un corposo recupero. Vediamo le immagini successive. Ecco il palcoscenico in costruzione, perché per adeguarlo alle nuove necessità di allestimento degli spettacoli, il palcoscenico, che risultava piuttosto ridotto, viene dotato di un ulteriore ampliamento, e poi successivamente saranno creati anche i camerini, una sartoria, tutte quelle strutture necessarie all'allestimento di spettacoli più impegnativi e che l'età contemporanea richiedeva. Per fare questo, nel frattempo il comune di Casalmaggiore aveva acquistato due casette che si trovavano dietro il teatro, quindi questo aveva consentito di
di fare questi ampliamenti. Passiamo alla successiva, ecco qui ci sono le operazioni di collaudo in cui si vede anche mio padre che aveva partecipato al collaudo appunto delle strutture dell'edificio. Passiamo alla prossima e qua vediamo un'immagine di Luciano insieme al geometra Cavalli e sono proprio davanti alla fastassa che è stata dotata di questa vetrata e che poi è diventata negli anni recenti uno spazio espositivo per mostre e non è più un luogo adibito a quella funzione originaria. Vediamo le immagini successive, ci presentano una serie di progetti e di sezioni del teatro e sono appunto quelle del recupero conservativo operato tra il 1989 e 90 del teatro. Vediamo la prossima. Ecco, questa è quella del prospetto est del teatro, per cortesia la successiva, un altro prospetto, un progetto con la pianta della cavea e l'ordine dei palchi, la pianta della platea, la pianta del loggione e il rilievo del cielo della platea che abbiamo visto prima. Ho creduto di fare un intervento un po' condensato, un po' perché sconfino in un terreno che non è il mio, in quanto la mia è una formazione storico-letteraria. E voglio quindi concludere con un ricordo di Luciano che è stato per me, prima che un maestro, generoso di tante indicazioni, perché nelle collaborazioni che mi aveva esteso ho avuto modo di avvantaggiarmi di tanti suggerimenti, tanti consigli e tanti aiuti, anche quando mi vedeva un po' vacillare nell'incertezza perché sapevo di uscire un po' dal mio seminato. Potrei raccontarvi tanti aneddoti anche gustosi, a volte anche ridicoli, soprattutto di quando abbiamo proceduto per la realizzazione del libro sui giardini e quindi andavamo in giro per la mappatura dei giardini del territorio, io guidavo la macchina e lui a fianco con una cartina dispiegata segnava anche quei giardini che al mio occhio avrebbero detto poco, ma che col suo occhio esperto era in grado di identificare anche ormai in quei resti pietosi. E ogni volta che andavamo in giro, siccome per lo più avveniva di sabato pomeriggio, quando il traffico era anche poco, sistematicamente ci fermavano i carabinieri, insospettiti dal vedere questi due. Poi avevano imparato a conoscerci e quindi se da prima mettevano la paletta e ci obbligavano a sostare, successivamente avevano imparato a riconoscerci e ci lasciavano andare. E un giorno ci dissero, ma siete quelli dei giardini, avete finito? E allora io che non ne potevo più, gli avevo risposto a questi poliziotti, anche o carabinieri, gentili, certo che se ci fermate tutte le volte non finiamo più. E allora un giorno dissi, ma com'è che ci fermate sempre? E allora mi disse, ma perché io allora avevo una Golf, mi sembra di colore blu, non ricordo più. E allora mi disse, ma perché sa, c'è uno spacciatore che ha una macchina come la sua, e Luciano ridendo disse, vedi, tu la fai pitturare di rosa e così non ci fermano più. No, queste sono
così battute anche per ricordare tanti momenti, insomma, di amicizia, perché Luciano per le nostre famiglie si conoscevano da tempo e quindi io prima l'ho conosciuto da amico che non da professor Roncalli. E poi voglio, anche se l'ho ringraziato tante volte, esprimere qui pubblicamente un sincero ringraziamento, perché nel 1995 lui assegnò una tesi di laurea a un suo allievo del Politecnico, geometra Zagni, che per un esame gli assegnò una tesina in cui doveva ricostruire la figura di mio nonno Giovanni Donzelli, che è stato un grande costruttore tra i primi del Novecento e 1930. E quindi abbiamo raccolto tutti i prospetti in quell'occasione con mio padre, che era gelosissimo di queste cose, però siccome veniva l'incarico dall'architetto Roncai, non si era sottratto a tirare fuori queste carte del papà. E questa tesina è depositata in biblioteca a Casal Maggiore e ci sono tutte le tavole con i prospetti di case che sono state trasformate, o alcune non esistono neanche più, e quindi ci ha consentito anche di ricostruire una memoria storica e soprattutto familiare. Ringrazio quindi chi mi ha esteso la possibilità di partecipare a questo convegno e ringrazio tutti per avermi pazientemente ascoltato. Professionista in più da aggiungere all'elenco dei professionisti che noi non conoscevamo. Mio nonno non è stato un ingegnere. Non importa. Però, io non l'ho conosciuto perché è morto 2 anni prima della scena. Ci faremo parte attiva per conoscere però, questo materiale. Luciano mi diceva sempre: guarda, se tuo nonno era uno di quei capomastri che avevano tutto ritorna. E ha costruito mezza Casal Maggiore. È stato prima del signor Aleardo Roncai. Quindi ti terremo in contatto. Va bene. grazie. Bene. Grazie per aver aggiunto questa tessera alla carriera dell'amico Luciano. E il restauro del teatro che certamente ha rappresentato e rappresenta per in questo paese che non sarà mai una capitale, però certamente importante, una conquista non da poco. Ha nominato un architetto, Andrea Mones, sì, sulla quale diciamo, Luciano mi ha intrattenuto a lungo, tanto da costringerlo a fare un saggio su Mones, soprattutto per l'attività mantovana, che Luciano fece e pubblicò su una rivista allora gloriosa, oggi meno, mi dispiace dirlo, che era Civiltà Mantovana, che è stata per noi anche giovani allora, più giovani, una vera e propria palestra per pubblicare i nostri studi, le nostre ricerche. Era diretta da un sacerdote, Don Costante Berselli, quale ho legato una grande amicizia, una di tante amicizie che ho perso, non mi era mai non brevissima vita. Don Costante Berselli è stato un capo della resistenza mantovana, scoperto con la radio Londra in casa, internato da Dachau, sopravvissuto, dopodiché oltre Città Mantovana pubblicò quel monumento storico che sono Mantova, la storia delle lettere e le arti, 9 volumi, 11 tomi, fondamentali ancora oggi, seppur qualcuno di critica, in questo momento certo le ricerche vanno avanti, però è importante porre questi pilastri sui quali dopo costruire. E siccome le sue profeti in patria, Mantova ha dedicato una via a Maria Mellonci, ma a Costante Berselli nulla, neanche un viottolo, neanche un ciottolo, niente. Questo per dire di come la riconoscenza a volte stia da altre parti, purtroppo. Io non voglio trarre conclusioni di questa bellissima pomeriggio,
passato, parlando di Luciano. Mi spiace di non essere stato presente la volta passata, ero 300 km, per cui ero qui in spirito, ma non di fatto. Ecco, una cosa mi auguro, perché giorni fa un amico Antonio, l'attuale direttore del Palazzo Ducale, mi poneva un problema analogo. Abbiamo perso un altro studioso mantovano, notevole, in tempi recenti, e diceva: come fare a celebrare un anno della morte, cosa facciamo, una giornata di studi, sì, però attenzione, perché è scritta manent, mente verba volant, per cui io raccolgo qui quanto ha anticipato in qualche modo la dottoressa Bellardi, cioè di dare un seguito a questi due pomeriggi, pubblicando quantomeno un resoconto di questi interventi, perché resti qualcosa di fatto, non solo parole sono come il vento, scusate che è un luogo comune, però purtroppo volano, mentre invece scritta male restano comunque per le future generazioni. E Luciano, devo dire, per le future generazioni ha il merito di essere un polo di riferimento del quale non possiamo prescindere. Carteggiani, sapevamo la volta scorsa che non poteva essere presente, però si è, diciamo così, riscattato con la presenza di oggi. Ringrazio anche i relatori, anche appunto gli amici Casalaschi, abbiamo ritrovato la professoressa Donzelli, dopo tanto tempo tornata a Cremona. E devo dire che la sollecitazione del professor Carteggiani per noi è un solletichino, nel senso che come società storica siamo un po' coraggiose, siamo un po' sfrontate, non lo so. Ci lanciamo spesso in edizioni, in attività editoriali. La cassa della società storica non è ampia, però noi ci aggrappiamo a tante... Abbiamo tante risorse, tanta fantasia e speriamo sempre in aiuti. Devo dire che gli aiuti non ci mancano, abbiamo dei soci sostenitori, abbiamo ottenuto l'iscrizione al 5 per 1000 lo scorso anno, quest'anno abbiamo ottenuto anche l'iscrizione al 2 per 1000, che è quello che concede il Ministero della Cultura, che è diverso dal 5 per 1000, e sono tutte, diciamo, tra virgolette, donazioni compatibili tra di loro. E questo, cioè, l'abbiamo fatto perché sappiamo che molti hanno l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, il 5 per 1000 alle associazioni di volontariato, però abbiamo voluto inserirci anche noi. E quindi 2 per 1000 sembra poco, però in realtà permette a una persona di fare un doppio servizio. Il 5 per 1000 dello scorso anno ci ha dato una discreta soddisfazione per le nostre casse, e quindi speriamo di riuscire a mettere in pratica tutte le nostre idee. Mi sono dimenticata prima che entro la fine dell'anno, entro i primi di dicembre, usciremo con un nuovo quaderno. La società storica non ha più il bollettino per motivi diversi, però abbiamo attivato questa collana che si chiama Quaderni. Ne abbiamo pubblicati due, tutti e due dedicati all'anniversario della Prima Guerra Mondiale. E il numero che dovrebbe uscire invece esula un po' ed è la rielaborazione di una tesi di laurea in storia discussa alla Statale a Milano nel 2017, anno accademico 17-18, con la professoressa Maria Luisa Vetri, e tratta un tema nuovo per Cremona, anche se probabilmente nel mondo storiografico non è nuovo, ma è il problema degli internamenti nel manicomio. L'archivio di Stato, già ai tempi della dottoressa Corsi, che ringrazio per essere stata qui con noi oggi, la nostra direttrice,
avevamo acquisito le cartelle mediche del manicomio e successivamente siamo arrivati fino alle cartelle prima della legge Vasaglia, quindi l'archivio di Stato di Cremona oggi ha, e credo sia l'unico archivio in Italia che ha questa ricchezza documentaria, e la professoressa Betri ha voluto attivare questa tesi, è una tesi di storia di genere come oggi vanno di moda, e si è la ragazza che spesso è presente alla trasmissione di Paolo Mieli, Passato e Presenti, Ilaria Fazzini, ha esaminato le cartelle mediche delle donne. Dal 1868, anno di istituzione del reparto Matti nell'ospedale, al 1904, prima legge che trasforma i manicomi, ben 2134 sono i fascicoli intestati a donne internate in manicomio. Un dato che mi è rimasto impresso leggendo la tesi. Quindi ci siamo lanciati in questa operazione, ma nulla toglie che per il prossimo anno non ci si mette in pista anche per gli atti di questo, o anche solo un resoconto, appunto, come diceva il professor Carpegiani. Ricordo, e qui le amiche tremeranno già, perché ai primi di dicembre, riprenderemo il tema delle piazze. Durante i primi mesi del 2021 la società storica non è stata ferma, non ci siamo incontrati di persona, ma abbiamo cercato di essere un po' tecnologici. Oggi e l'altra volta abbiamo il regista, abbiamo il tecnico Mauro Maffi, che ringrazio per l'assistenza, vedete c'è un banco regia degno della RAI. Noi abbiamo voluto comunque rimanere in contatto con i soci, con gli appassionati e con gli architetti, che ringrazio perché sono sempre presenti, o di presenza o online. E abbiamo iniziato a metà gennaio, abbiamo finito al 1 di giugno. Ogni giovedì circa c'è un incontro, siamo partiti con la peste perché era il momento topico, una serie di 4 incontri che ci erano stati richiesti anche dal dottor Angelo Pan, primario di infettivologia, appassionato di storia. Poi siamo passati a Dante e lì abbiamo fatto un po' un azzardo, perché Dante con la società storica aveva poco da spartire, però ci siamo inventati un Dante che arriva a Cremona, un Dante l'abbiamo fatto viaggiare sul fiume, è arrivato al porto, l'abbiamo portato in giro per la città, l'abbiamo fatto cenare a Palazzo Cittanova con una cena a base anche di pavone, e poi abbiamo fatto le piazze tra la peste e Dante, abbiamo fatto 4 incontri raccontando le piazze, alcune piazze di Cremona, dal punto di vista non architettonico, urbanistico, ma dal punto di vista sociale, e abbiamo avuto anche un incontro particolarmente interessante sul dialetto con un esperto, il professor Gianluca Barbieri, che ha raccontato le piazze nel dialetto cremonese. Toccherà la prossima tappa, toccherà a Sonia Tassini, a Elisabetta Boglioni e a Cristina Piazzi, che non vedo più, ma l'architetto, occuparsi di piazze ancora, Piazza Roma, come si giunge alla costruzione, a Mariella Morandi anche, la costruzione del giardino, la piazza e il suo teatro, che è il Teatro Filo, a cui Luciano tra l'altro dedicò moltissimo, fu il primo a studiare il Teatro Filo, al punto che la nostra prima idea era di fare questi incontri presso il Teatro Filodrammatici, però poi i problemi tecnici non era adatto, ecco, perché noi oggi siamo in presenza, ma abbiamo anche il collegamento sulla piattaforma Zoom, e quindi molte sono le persone che ci ascoltano da casa, perché comunque un po' di paura
a frequentare di persona c'è ancora, però sappiamo che ci sono, sappiamo che ci sostengono. Quindi mi sono permessa di fare questa pubblicità progresso, come la chiamiamo, così per farvi conoscere, specialmente agli amici che vengono da Casalmaggiore, quanto stiamo facendo e quanto cerchiamo di portare una divulgazione, però sempre suffragata dalla ricerca documentaria. Tutti gli studiosi che partecipano sono anche grandi topi d'archivio, grandi ricercatori, che io ringrazio sempre per il grande stipendio che gli diamo. Ecco, ricordando quello che diceva, purtroppo la cultura si lavora sempre in questo modo. Io veramente ringrazio, sono commossa, ma con me credo anche Sonia e Elisabetta per la vostra partecipazione. Ringrazio la signora Claudia, Francesca e Chiara per averci sostenute, ci siamo scritte tante volte e chissà che, e soprattutto le ringrazio per l'idea della borsa di studio che dovrà forse ancora essere un attimo, hanno ideato questa borsa di studio per dei giovani architetti e quindi ci siamo sempre. Grazie a tutti e buona serata. A risentirci. Il professor Carpigiani deve prendere il treno. Ciao.